Prego. Signor Presidente, è arrivato. Ah, è arrivato Mutolo, va bene. Comunque, rispondendo alla sollecitazione della Corte di poc'anzi, possiamo annunciare che noi per la prossima udienza del 23 citeremo il collaboratore di giustizia La Barbera. La Barbera. E tendenzialmente, salvo modifica che eventualmente poi annunceremo per tempo all'udienza del 23, per l'udienza del 30 l'altro collaboratore di giustizia, Francesco Di Carlo. Va bene, quindi entrambi da sentire ovviamente come videoconferenza come collaboranti. Questo poi ne diamo atto a verbale successivamente al termine dell'udienza, quindi nel frattempo quindi diamo atto che è arrivato Mutolo, ci sente? Signore, buongiorno. Buongiorno. E allora, Mutolo, lei, non avendo procedimenti in corso, viene sentito come testimone assistito. Il suo difensore è qui in aula, quindi la devo informare che ha l'obbligo in tale qualità di rendere l'obbligo di rispondere e di dire la verità. Lei sa che la legge punisce anche la falsa testimonianza, comunque la informo, le ricordo che la legge punisce sia la falsa testimonianza. Legga cortesemente la dichiarazione che si trova davanti, di impegno a rendere la dichiarazione. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, le sue generalità, quindi dove è nato e quando è nato? Mi chiamo Mutolo Gaspare, sono nato a Palermo il 5/2/1940. 5/2/1940. Va bene, allora l'esame è stato richiesto dal pubblico ministero e quindi diamo la parola al pubblico ministero per iniziarlo. Buongiorno signor Mutolo, mi sente? Buongiorno, sì signore. Innanzitutto io le chiedo di riferire alla Corte se lei ha fatto parte di Cosa Nostra e in caso positivo quando è entrato a far parte dell'associazione. Guardi, io sono entrato ufficialmente a fare parte di Cosa Nostra nel 1973. Sono entrato nella famiglia di Rosario Riccobono, capomandamento della Piana dei Colli, e fino a quando diciamo, ho collaborato ufficialmente fino al giugno del 1992, ma già io prima nel 91 già avevo deciso di uscire fuori dell'associazione mafiosa. Lei ha detto la famiglia di Rosario Riccobono, può dire territorialmente di quale famiglia si tratta? Sì, la famiglia ufficialmente era quella di Partanna Mondella, ma con il mandamento che era, diciamo, Tommaso Natale, San Lorenzo, e per un certo periodo arrivavano fino ai confini di Palermo, insomma, prima di fare il mandamento di Madonia, insomma, io parlo degli anni 75-76. Senta, lei è stato combinato direttamente da Rosario Riccobono o da chi, in caso negativo? Allora, io sono stato combinato a Napoli nella tenuta di Lorenzo Nuvoletta, e insieme a me, insomma, c'era Riccobono, Lorenzo Nuvoletta, un certo Emanuele D'Agostino ed altri personaggi. Per volontà completamente, diciamo, di Rina, perché in quei paraggi c'era Salvatore Rina, che l'avevo visto io 2 giorni prima, era in un caseggiato dei Nuvoletta in campagna. Senta, ha detto capo famiglia e capomandamento Rosario Riccobono, ma dopo la morte di Rosario Riccobono, da chi questi è stato sostituito nella qualità di capomandamento? Allora, dopo la scomparsa di Riccobono è stato preso da Gambino Giacomo Giuseppe, detto Utignoso, insomma, ufficialmente era il nuovo capomandamento, insomma, della Piana dei Colli. Ricorda in che anno è morto Rosario Riccobono e c'è stata questa sostituzione? Riccobono muore e scompare il 30 novembre del 1982. Senta, sempre sinteticamente, lei nella famiglia a cui ha fatto riferimento ha avuto delle cariche, diciamo così, formali, ha ricoperto dei ruoli specifici?
Guardi, io ruoli, diciamo, importanti intrinsecamente non avevo, però tutti sapevano che io ero molto amico di Riccobono, abitavo assieme, diciamo, con la famiglia di Rosario Riccobono, con la mamma, i bambini, solo che negli ultimi periodi, nell'81, mi fa, diciamo, capo di china, ma semplicemente per un senso così, non è per rispetto, però tutti sapevano che io ero completamente, diciamo, uno a disposizione di Rosario Riccobono. E questi rapporti di forte fiducia e di contatto frequente sono proseguiti anche con il capomandamento successivo, ha detto prima Gambino Giacomo Giuseppe? Sì signore, questi rapporti che sono nati, anche perché io a Gambino Giacomo Giuseppe l'ho conosciuto subito nel 73, dopo che sono entrato a fare parte di Cosa Nostra, ufficialmente l'ho andato a trovare, diciamo, a San Lorenzo, che lui aveva una stalletta con alcune mucche, allora insomma parlo del 73, e quindi ufficialmente lo conoscevo dal 1973. Signor Mutolo, ma lei, al prescindere dalle cariche formali, ci può riferire sinteticamente di quali attività illecite si è occupato per conto della sua famiglia, per conto dell'associazione Cosa Nostra, negli anni della sua affiliazione? Guardi, quello che di solito fanno tutti i mafiosi, insomma, mi occupavo di fare dell'estorsione, del contrabbando dell'eroina, degli omicidi, insomma, tutto quello che c'era da fare, ma erano compiti che ogni mafioso nelle loro zone fa, insomma. E per questi reati commessi nell'interesse dell'organizzazione lei ha sofferto anche periodi di detenzione, di carcerazione? E se sì, se ci può orientativamente dare dei punti di riferimento temporali sui periodi di detenzione? Guardi, io ero stato, diciamo, imprigionato nel 73, anzi prima ancora negli anni 65-66, perché insomma io entravo, che sono entrato nel 66 per esempio con Riccobono per un'associazione che avevano fatto a parte a Mondello di 40 persone, ancora io non ero combinato. Ho fatto 18 mesi di detenzione, dopo verso il 73, 75 fino all'82, dopo quando ci furono i processi che Falcone incominciò a fare i mandati di cattura, e io ho subito tutti quei mandati di cattura, cioè dall'82 fino a sono stato in galera fino all'87, che dopo che sono uscito con le scadenze termine. Dopo ho avuto sempre qualche piccola questione con la giustizia, anche in Toscana. Dopo mi hanno arrestato ultimamente nell'81, agosto dell'81. Ha detto 81, no, del 91. Può ripetere quindi la data e l'anno soprattutto dell'ultima volta in cui lei è stato arrestato? Allora, l'ultima volta che sono stato arrestato è stato il 15 agosto del 1991, e dopo io a dicembre ho chiamato a Falcone, al giudice. Sì, ora, Falcone, e ci ora sono... ci arriviamo, signor Mutolo. Prima chiedo scusa, pubblico ministero, Presidente. Da Parma, danno atto che dalle 10.32 è sopraggiunto l'imputato Cina Antonino. Benissimo. Andiamo avanti, pubblico ministero. Sì, dicevo, signor Mutolo, prima di farle alcune domande specifiche sull'inizio della sua collaborazione e sui primi interrogatori che lei ha reso all'autorità giudiziaria, io le faccio questa domanda per il momento generale, poi, come le ho detto, approfondiremo i dettagli. Lei in che momento ha maturato l'idea di collaborare con la giustizia e, se ci può dire sinteticamente, per quali ragioni lei ha fatto questa scelta? Guardi, veramente questa maturazione stava nascendo mentre io ero fuori, che ne parlavo con un amico mio, con un certo Condorelli, che dopo è stato ucciso questo a Gavarrano, perché seguivamo attentamente
tutto quello che stava combinando la mafia, che si sono messi a uccidere anche donne di qualche mafioso, e quindi, cioè, con questo Condorelle commentavamo il comportamento un pochettino, non un pochettino, tutto cambiato dei signori mafiosi. Però a Condorelli l'ammazzano, l'uccidono perché non mi volle tradire, non ha voluto fare un trenello che l'avevo ordinato il Santa Paola, quindi a me mi arrestano il 15 agosto del 91, e quindi io già questa maturazione, diciamo, questo pensiero così mi balenava probabilmente dopo la morte dei familiari di Mannoia e la moglie di Bontade. Insomma, questo era stato lo scatto che mi era nato a me, questa voglia di, che non mi riconoscevo più, diciamo, in questi personaggi che debilitarmente uccidono alle donne. Quindi ho avuto occasione di essere io in galera, così mandai a chiamare al dottor Falcone, dopo logicamente un ripensamento, una mia riflessione, e quindi prendo questa decisione, ma la prendo in una maniera netta, completamente, che per me era come una vocazione, cioè io ero orgoglioso di poter aiutare a un personaggio, diciamo, come il dottor Falcone, il giudice Falcone, che lo conoscevo personalmente e leggevo pure tutto quello che le stavano combinando, insomma. Ora le farò domande specifiche su questo primo incontro con il dottor Falcone, ma un'ultima domanda preliminare. Lei, quando matura questa decisione di collaborare, aveva procedimenti penali in corso, e se sì, per quale tipo di reato, per quali reati? E un'ulteriore domanda su questo punto: aveva quante pene ancora aveva da espiare nel momento in cui prende la decisione di collaborare con la giustizia? Guardi, io avevo la pena e un residuo pena del massimo processo, perché avevo preso io 16 anni nel massimo processo e avevo fatto le pene dell'82 fino a, credo, nell'88, quasi 6 anni, più che c'erano stati la buona condotta, perché noi, insomma, non è che facevamo in galera, prendevamo rapporti, insomma, io penso che non dovevo fare più di 3 anni di carcerazione, più avevo un reato, diciamo, per traffico, ma non mi avevano trovato niente, avevo, diciamo, un'imputazione di traffico di droga di Gavarrano, insomma, della Toscana. E lei poi invece, nel corso della sua collaborazione, si è accusato anche di omicidi? Sì, io dopo ho parlato di tutto quello, diciamo, che avevo fatto, anche di omicidi che non avevo imputato, insomma, perché io, insomma, dopo, ti ripeto, al momento in cui io decido di collaborare, insomma, collaboro con un, perché voglio cambiare completamente vita. Va bene, passiamo all'oggetto specifico della sua deposizione. Quindi lei ha già fatto riferimento prima alla sua volontà di collaborare in maniera specifica con il dottor Falcone. Lei come ha esternato questa volontà, quando, e le chiedo anche se ha effettivamente e concretamente incontrato il dottore Falcone? Guardi, io, siccome ero io conosciuto in tutti gli ambienti, sia negli avvocati, sia, diciamo, nel mondo dei mafiosi e della malavita, come un personaggio importante, quindi anche l'avvocato, che era un avvocato calabrese, non mi ricordo in questo momento come si chiama, e lo pregai se mi poteva fare la cortesia, se poteva andare a parlare col dottor Falcone e dirci che c'era Mutolo Gaspare che ci voleva parlare. Però io non è che mi rendevo conto quello che è il compito specifico del dottor Falcone, cioè io pensavo che il dottor Falcone era un giudice, per come era, insomma, negli anni che io ero in contatto, anche se io da mafioso e lui da giudice. Quindi questo avvocato, ma tutto pensa e non che io posso collaborare,
perché io ci ho detto che io doveva chiedere un favore, insomma, ci va. Quando lei il cerca Falcone, questo contatto? In che mese? Il dottor Falcone, quando riceve a questo avvocato in via Giulia, perché dopo questo avvocato me lo racconta, l'avvocato, il dottor Falcone ci dice: ma è Gaspare? E questo ci dice: sì, Mutolo Gaspare. Ah, dice: va bene, insomma, questo quando è ritornato l'avvocato mi ha detto, dice che gliel'ho detto, dice è sembrato contento, dice che io, però non so se viene, se non viene non lo so. Quindi io a un certo punto il 15 dicembre, mi ricordo perfettamente il giorno perché stavo partendo per andare a Pisa, al centro clinico, mi viene a trovare a Spoleto, al carcere di Spoleto, il dottor Falcone con il dottor Sinisi. Ma io ero, cioè, in mezzo agli altri detenuti, io insomma non è che ero uno che mi isolavo oppure che avevo paura, però stavo facendo tutta una pratica di andare al centro clinico, infatti avevo il tampone finto che ero quasi paralitico, avevo le stampelle, insomma, quindi al momento in cui io, mi viene a trovare il dottore Falcone, che dovevo partire per Pisa, ci vado con queste stampelle tutto, e il dottor Falcone la prima cosa che mi dice se erano necessarie ancora portare quelle stampelle, io subito me le ho tolte, e quel signore che era accanto al dottor Falcone si è messo a ridere così un pochettino incredulo, insomma, che ero tutto storto, che subito ero quasi ringiovanito, e mi ha detto: che vuoi Gaspare? E io ci ho detto: guardi, dottor Falcone, io intendo collaborare. Ho preso questa decisione dopo una riflessione, però voglio collaborare diverso di come hanno collaborato tutti gli altri. Io non voglio espatriare, io non voglio andare all'estero, io voglio rimanere qua in Italia, però voglio collaborare in una maniera diversa. Cioè io voglio collaborare completamente per rompere questi legami che c'è tra la mafia e Cosa Nostra. Fammi capire che cosa ha detto, i legami tra la mafia e Cosa Nostra. Può specificare meglio, eventualmente corregge. Ha detto rompere i legami tra mafia e Cosa Nostra. Tra la mafia, diciamo, e il mondo politico che erano collegati con questi mafiosi. Ci ho detto: io incomincerò da Roma a parlare di personaggi di Roma fino al suo ufficio. Quindi mi guardo un pochettino incredolo, insomma, nel dire: ma fammi capire. Allora io ci ho detto: io parlerò dal suo ufficio perché ci sono persone che sono in contatto con i mafiosi, e le faccio il nome del dottor Contrada e del dottor Signorino. Ci ho detto: da Roma ci sono personaggi come il giudice Carnevale, insomma, e qualche altri personaggi, insomma, ci nomano diversi personaggi, quindi io voglio collaborare completamente diversamente, non mi interessa niente, e io voglio distruggere completamente questo rapporto che ci sono tra politica con questa convivenza. Allora lui mi guarda e dice: Gaspare, io, dice, non posso, dice, raccogliere le tue dichiarazione, perché ormai io sto facendo un altro lavoro. Io a questo punto le spiegò quale altra funzione, quale altro lavoro stava svolgendo in quel momento il dottor Falcone? Sì, me lo spiega, perché io subito ci ho detto: no, dato che lei non mi può interrogare, allora io non collaboro più, mi dispiace che l'ho disturbato. E lui mi dice: no, aspetta che ti faccio capire quello che io sto facendo. Io non è che non faccio più il giudice, oppure dice non mi interesso più della mafia, anzi faccio un lavoro molto più importante, perché sto aggiustando il tribunale, insomma. Mi ha spiegato un pochettino il ruolo che lui faceva a Roma, e sta un'ora e mezza per convincermi, appunto, perché ha visto che io, appena lui ha detto che non faceva più il giudice e non poteva raccogliere le mie dichiarazioni, cioè mi volle per forza convincere a dire: no, un minuto, che la tua collaborazione è utile, io non li posso
non posso pendere, però c'è il giudice Borsellino che... Ah, va bene, ho detto, insomma, lei pensa che abbiamo state più di 2 ore a parlare, insomma, e dopo lui andò via, quindi io ero convinto che da un momento all'altro, non lo so, nascevo qualche cosa, invece non è nato niente, perché sono andato io a Pisa al centro clinico, dopo un certo periodo mi venne a trovare il dottor Di Gennaro. Facciamo un attimo, quindi signor Mutolo, mi scusi, quindi il dottor Falcone già in questo primo incontro le disse che l'avrebbe messa in contatto con il dottore Borsellino, o che comunque il dottore Borsellino avrebbe potuto raccogliere le sue dichiarazioni, la sua collaborazione? Sì signore, cioè il dottor Falcone mi indicò, dice, io non posso prendere le tue dichiarazioni, dice, perché io non faccio più parte dei giudici a Palermo che interrogano le persone, dice, però dice c'è Borsellino. Chiedo scusa, signor io Mutolo. Siccome signor conoscevo Mutolo, pure io al giudice Borsellino. Presidente, chiedo scusa. Un attimo. Dobbiamo sospendere un attimo l'udienza perché c'è il sito di Milano che non è caduto il collegamento. E allora fermiamoci un attimo, Mutolo, perché abbiamo problemi col collegamento da Milano. Vediamo se riescono a ripristinarlo. Milano da Palermo, ci sentite? Date assicurazione sulla riattivazione del collegamento? Sì, e le diamo atto che abbiamo sia audio che video. Perfetto, grazie. Benissimo, allora riprendiamo, Mutolo, riprendiamo la domanda del pubblico ministero che l'aveva chiesto se già in quel primo incontro, quindi le parlò effettivamente, come d'altra parte lei ha già detto, della possibilità di metterla in contatto con il dottore Borsellino. Mi pare che era questa l'ultima domanda. Signore, perché... Quindi lei conferma? Sì, perché abbiamo parlato noi più di 2 ore. Io parlai, che ci ho raccontato che avevo visto il mio capomandamento, già si sapeva, cioè, che l'orientamento dei mafiosi erano molto preoccupati perché avevano fatto l'ultimo tentativo in cui era stato ucciso il dottor Scopelliti, però l'unica cosa che la mafia era preoccupata, perché avevano riuscito il dottor Falcone, anche se non appariva ufficialmente, ma sapevano tutti che c'erano il dottor Falcone con i figli di Della Chiesa ed altri, erano riusciti a togliere questo, diciamo, il processo delle grinfie del giudice Carnevale, perché insomma l'assicurazione era questo, già i mafiosi sapevano da molto tempo che appena questo processo arrivava da Carnevale, va bene, il dottor Carnevale lo doveva buttare a terra, ma addirittura che noi a volte quando lo sentivamo si rideva, che il dottor Falcone, che doveva andare a fare non più il giudice ma l'ambasciatore in qualche stato americano. Quindi io ci raccontai tutto quello che sapevo, che il mio capomandamento, che eravamo assieme, mi aveva detto che le cose erano preoccupate, c'era questa preoccupazione. L'ultimo tentativo, signor Mutolo, dopo la torneremo su questo argomento dei commenti sul maxi processo nella parte conclusiva della sua deposizione. Per ora seguiamo
più che altro l'ordine cronologico degli eventi dopo questo primo incontro, che se ho capito bene del 15 dicembre, con il dottor Falcone. Io la domanda che le faccio ora è questa: dopo questo primo incontro, quello successivo con persone delle istituzioni o dell'autorità giudiziaria sui temi della sua collaborazione, quando ci fu? Guardi, ci fu, se non ricordo male, subito dopo la morte del dottor Falcone, perché non mi ricordo se ci fu anche qualche altro primo incontro col dottor Di Gennaro dopo la morte di Lima, del giudice Lima, perché insomma dovevano trovare le condizioni come io parlare, perché io, cioè, volevo parlare con le mie condizioni, perché io dovevo toccare personaggi importanti, quindi c'era una certa pericolosità. Dopo, e chi venne da lei? Ha detto il dottor De Gennaro. Il dottor De Gennaro, sì. Venne da solo il dottor De Gennaro o eventualmente accompagnato, se lo ricorda? No, la prima volta è venuto solo a Pisa, e mi ha detto se io ero sempre intenzionato a collaborare. Che ho detto logico, io se io parlo con i giudici Borsellino, per carità, non ci sono problemi. La seconda volta hanno scogitato che mi mandarono a Livorno per un interrogatorio e vide che c'era il dottor Gratteri, il colonnello di Petrillo e Di Gennaro. Riusciamo a datare un po' meglio questi due incontri con De Gennaro? Lei ha parlato di due incontri. Il primo quanto tempo dopo rispetto a quello con Giovanni Falcone? Orientativamente, nei limiti del possibile. Io credo dopo 4 mesi, così, perché perché dopo io l'ho saputo il perché, insomma, si è perso tempo, perché diciamo, siccome c'era il dottor Borsellino che era a Massala, e quindi non so quali erano le motivazioni oppure le cose che doveva tornare a Palermo per interrogarmi a me, forse c'era qualche resistenza, non lo so, da qualche procuratore, da qualche personaggio importante che non voleva che io, diciamo, parlassi con queste persone, perché sapevano che dovevo toccare personaggi importanti. Signor Mutolo, l'impressione mia è stata questa, cioè il ritardo. Signor Mutolo, mi scusi, solo per eventuale sua integrazione o correzione, o comunque per aiuto, ausilio alla sua memoria. Lei prima ha detto che lo stesso giorno in cui, ricorda bene il giorno dell'incontro con Falcone, perché quel giorno andò al centro clinico di Pisa. Ora, nel verbale dell'1 giugno 2012 del procedimento 1760 a carico di Mori Mario più Obinu, lei, nel rispondere alla domanda del pubblico ministero sul primo incontro con Gianni De Gennaro, ha risposto in questo modo, pagina 6 del verbale per i difensori, ha detto: dopo è successo che io vado a Pisa, lo stesso giorno sono andato al centro clinico di Pisa e dopo alcuni giorni mi viene a trovare il dottore Gianni De Gennaro. Allora la mia domanda è questa, posto che invece oggi ha risposto dopo circa 4 mesi, riesce a ricordarlo meglio questo primo incontro con Gianni De Gennaro, quando si verificò? Guardi, io, siccome è passato tanto tempo, io mi ricordo che il dottor Di Gennaro è venuto diverse volte. Io non mi ricordo se è stato prima, diciamo, della morte del dottor Falcone o dopo. Cioè, che è venuto a Pisa, senz'altro è venuto a Pisa, perché mi parlò, insomma, ci siamo parlati, che mi ricordo che veniva sempre di pomeriggio. Però non posso essere preciso, perché insomma non è che mi segnavo io i giorni, oppure, certo, mi stranizzava, perché avevo capito che il dottor Falcone, quando abbiamo parlato, era molto contento, perché mi ha spiegato che effettivamente l'Italia
stava facendo, aveva attuato qualche legge per i collaboratori e di, si stavano organizzando, che non c'era bisogno, che andavano in America per campare, insomma, che stanno facendo che delle leggi che aiutavano, che insomma tutte queste belle cose, mi incoraggiava. Dopo è passato del tempo, io come non è che potevo giustificare il perché, dopo io ho saputo dopo che tutto il discorso era perché, diciamo, non volevano alcune persone che io parlassi, diciamo, col dottor Borsellino, perché io al dottor Borsellino ho detto subito sì, perché lo conoscevo fin dal 1975 io al dottore Borsellino, quindi sapevo che erano persone, cioè, corrette, ma come tutta la magistratura, ma io a queste persone avevo una stima, una fiducia diversa degli altri in quel periodo, non per cosa, ma per l'ambiente in cui era, insomma, eravamo abituati i siciliani, ecco. Signor Mutolo, ma anche in questi incontri con il dottore De Gennaro, lei, come aveva fatto con il dottore Falcone, illustrò sia pure genericamente i suoi propositi di collaborazione, o meglio i temi, gli argomenti che avrebbe voluto affrontare nel corso della sua collaborazione? No, no, col dottor Di Gennaro non siamo entrati mai quando abbiamo parlato, prima che io andassi a collaborare, diciamo, sullo specifico. Veniva soltanto per dirmi se è ancora intenzionato, e io ci dicevo sì, perché non lo so qual era il motivo, quello specifico, ma come nasce dopo la mia dissociazione per iscritto, che io il 25 giugno mi viene a interrogare, diciamo, il dottor Vigna, che mi portano all'ospedale con la dottoressa Silvia Della Monica, e dopo alcune cose della Toscana, che era tutto un pretesto, insomma, il discorso non so quello che stavano combinando, ma io capivo che era uno scammataggio. Ufficialmente io ho dichiarato a dottor Vigna che io mi dissociavo della mafia, che ero un mafioso e mi dissociavo della mafia, però per i fatti di Palermo volevo parlare soltanto con il giudice Borsellino, ed era precisamente il 25 giugno del 1992. 25 giugno, che cosa succede? Ha il contatto con il dottor Vigna il 25 giugno? Sì. Bene. Dopo il 25 giugno che cosa succede? Riesce ad avere questo incontro con il dottore Borsellino, e se sì, quando, se lo ricorda? Il primo luglio mi viene a trovare il dottor Borsellino. Apparentemente era, diciamo, un incontro, diciamo, segreto, riservato, quindi... Tenga presente che il 25, io il 26 a me mi portano, diciamo, in una località, diciamo, a Roma, e allora c'era la sede della DIA, era soltanto via Carlo Feo, era soltanto un ufficio, successivamente nasce via Colla di Rienzi, piazza Priscilla, quindi io vedo nascere tutte queste cose. A me mi portano a Roma il 26, quindi ho contatti diretti io tutti i giorni con il dottor Di Gennaro, e il dottor Di Gennaro mi affida principalmente a una persona, ma erano tre persone che io li avevo sempre vicino, ma a una persona sono andato anche in America, era un certo Giordano Giuseppe, un palermitano. Era un ispettore della DIA, diciamo, o comunque un operatore della DIA, questo Giordano? Sì, era un operatore che sia il giudice, il dottor Borsellino, che dopo io ho visto che si conoscevano, che avevano una confidenza, sia con Di Gennaro, che aveva una stima grandissima. E mi ricordo che io quando andai in America, cioè, mi accompagnò questo Pippo Giordano, che già io lo conoscevo perché era questo uno incorruttibile, e una volta un mafioso, un certo Di Giacomo, mi raccontò che non ha voluto 150 milioni per lasciarli andare,
a lui e a un altro, e quindi che si sapeva che questo era uno di quello destinati a essere uccisi. Va bene. Comunque, quando io il primo luglio mi vedo col dottor Borsellino. Sembra ora dobbiamo cercare di soffermarci segreto con la massima attenzione, la massima precisione possibile su questo incontro del primo luglio con il dottore Borsellino. Io prima di tutto le faccio una domanda, anche se lei in parte prima l'aveva già accennato. Quando lei il primo luglio incontra il dottore Borsellino, avevate avuto già in passato, in che occasioni e quante volte, la possibilità di conoscervi e di incontrarvi? C'era stata già la possibilità di incontrare il dottore Borsellino? Sì, io nell'intorno al 75 ho avuto competenti rapporti probabilmente così processuali e ho avuto una grande ammirazione, diciamo, verso, diciamo, sia per un discorso verso il dottor Borsellino e anche per il dottor Falcone, che erano giudici, non erano vendicatori. Il dottor Borsellino io l'ammirei tanto perché un giorno le fece notare che la polizia, per un motivo di asto che aveva, perché mi imputavano dei reati importanti, avevano, diciamo, tolto, dice, un nome della mia patente e avevano messo il nome di un mio parente. Allora io le faccio notare al giudice Borsellino che anche un ragazzino a 5 anni avrebbe visto che quella patente era combinata male, però io non è che capivo che poteva essere una parola, diciamo, offensiva nel senso dialettico, e ho visto che il giudice si arrabbiò e ci fu il mio avvocato, un certo Francesco Inzirillo, che ci spiegò, dice, no, dice, il mutolo c'ha 5 a quinte elementari, dice, non è che sta dicendo questo offensivo. E ho visto che il giudice Borsellino si è reso conto che avevano arrestato, avevano messo quel nome per un motivo vendicativo, e il giudice Borsellino dopo, in tutti i processi che io avevo in quel periodo, capì che la polizia mi inseriva in tutte le associazioni, in tutte le cose, e mi depennava. Questo avvocato veniva e mi diceva, Mutolo, l'avvocato, il giudice ti ha depennato, che io nemmeno sapevo cos'era questo depennare. Quindi io avevo un'ammirazione, diciamo, che almeno era un giudice e non si faceva coinvolgere sia dai mafiosi e anche della polizia. Per come era il dottor Falcone, io perché ho scelto il dottor Falcone? Perché nei vari processi che io ho avuto che avevo con il dottor Falcone, il dottor Falcone era diverso degli altri, perché se la prendeva soltanto con me, anche se, diciamo, a casa mia arrivava qualche telefonata di qualche straniero, però non è per ripicca o per farmi intimorire aveva arrestato mai a mia moglie o qualcuno dei miei parenti, perché capiva che a casa mia comandavo io, quindi io capivo che questi giudici erano intelligenti, però non erano vendicativi come per esempio io, che racconto un episodio che quando sì, solo signor Mutolo, se è in risposta alla mia domanda di partenza, non perché, è necessario, perché capisco che riguarda, esatto, anche altre persone, quindi non il dottore dobbiamo Falcone. Ritornare all'oggetto specifico della deposizione, che è, ripeto, l'incontro che lei ha avuto con il dottore Borsellino il primo luglio. A questo proposito le volevo chiedere, se ho capito bene, un incontro presso gli uffici della DIA a Roma. In questo incontro il dottore Borsellino era da solo o era accompagnato? E o comunque nel corso di questo interrogatorio hanno partecipato anche altre persone oltre a lei, al dottore Borsellino? Allora, per un certo periodo, cioè il nostro primo incontro è venuto accanto alla prefettura a Roma, c'è cioè un ufficio, insomma, non so se è qualche ufficio della prefettura, e c'era anche un altro, non mi ricordo, era un altro giudice che conoscevo io, insomma, da molto tempo, insomma, sempre per i vari processi che io avevo. Possibile che quest'altro giudice fosse il dottore Aliquò? Sì, signore, sì, Aliquò, insomma, era con Aliquò.
Io, diciamo, con me c'erano sempre, diciamo, questo Giordano con un certo Fiumare, un certo Barone, più, diciamo, camminavo sempre con, diciamo, con i Paperoni allora, con Di Gennaro, con Gratteri, con Di Petillo, non è che mandavano, insomma, ad altre persone, io uscivo solo con queste persone. E mi ricordo che a un certo punto noi incominciammo a parlare, però, cioè, attraverso lo sguardo che io le facevo al dottor Borsellino, le facevo capire che io, cioè, sì, facevo dell'interrogazione, ma io volevo parlare da solo, insomma, non ne avevo cose da, non lo so, io non è che pensavo o sospettavo che il dottor Falcone ci avesse detto qualche cosa, però io avevo un piano che logicamente a me mi preoccupava principalmente, mentre l'insicurezza, diciamo, cioè la forza armata che aveva la mafia, però nel contempo io volevo parlare di questi personaggi che erano collegati, diciamo, con i mafiosi, parlando sempre del conte Cassina che era siciliano, del dottor Contrada e di altri. E questo suo piano, il primo luglio, questo suo piano di collaborazione, il primo luglio, ebbe modo di illustrarlo al dottore Borsellino? Guardi, il nostro primo interrogatore fu interrotto, perché mentre, diciamo, verbalizziamo, non lo so, dopo qualche ora, ora e mezza, riceve una telefonata dal ministero, quindi viene sospeso questo interrogatorio e mi dice: Gaspare, io vado al ministero e torno. Signor Mutolo, mi scusi se la interrompo, ma solo per una questione di precisione e di chiarezza. Prima di arrivare a questa interruzione che ha detto dopo un'ora circa, la mia domanda è questa: nella prima fase dell'interrogatorio con il dottore Borsellino, lei, visto che era la prima volta che lo incontrava in questa nuova veste di collaboratore, ha avuto modo di illustrare al dottore Borsellino i temi, gli argomenti che poi nel corso della collaborazione avrebbe voluto illustrare più analiticamente? C'è stata una conversazione preliminare di questo tipo con il dottor Borsellino nella prima fase? In questa prima parte, guardi, in questa prima parte io ho avuto qualche abboccamento, che volevo parlare un po' solo con lui, però lui per modestia ha detto: vabbè, non ti preoccupare, ora vediamo. Quindi incomincia a fare questo interrogatorio come se nulla fosse stato. Dopo però viene interrotto di questa telefonata e quando ritorna, esatto, noi... Però forse prima di arrivare al momento in cui ritorna, per chiarire, esatto, un po' meglio quello, perché il pubblico ministero le ha fatto una domanda sul contenuto precedente. In particolare, lei aveva già avuto modo, per esempio in questa ora e mezza di cui ha parlato, di parlare, di riferire di quei soggetti di cui lei prima ha fatto il nome, che riteneva collusi in qualche modo con la mafia? Guardi, sì, sono presente. C'è stato, ma un 5 minuti prima che iniziassimo a collaborare, ma 3 minuti proprio, perché io ci ho detto: dottor Borsellino, io devo parlare con lei, però non per verbalizzare, senza verbalizzare niente, perché logicamente io ho sempre questo aspetto che purtroppo c'erano delle persone che avvisavano i mafiosi di tutti gli interrogatori che si facevano, e le accennai: io devo parlare di personaggi importanti come, insomma, il dottor Carnevale, Andreotti, insomma, personaggi politici importanti. E lui, questi nomi, Mutolo, per ritornare, per essere precisi, questi nomi lei li ha fatti prima che il dottore Borsellino fosse chiamato? Guardi, signor Presidente, io non posso ricordare quanto nome ci ho fatto, però abbiamo avuto 3-4 minuti di stare solo, non lo so, forse quelle persone che ci accompagnavano l'hanno capito, ci ha fatto dicendo lui, io non lo so, c'è stato un paio di minuti che lui vedeva che io ci volevo dire qualche cosa,
Vabbè, questo quindi prima dell'interruzione, prima dell'interruzione di cui ha parlato prima, quella della telefonata. Prima di incominciare a parlare, lei ha fatto anche i nomi che ha fatto prima, cioè di Signorino e di Contrada, al dottor Borsellino in questi minuti preliminari? Guardi, se li ho fatti tutti io non mi ricordo, ma il discorso che io volevo parlare con lui da solo l'abbiamo avuto subito. Allora, noi, signor Mutolo, io sempre ha fatto il modo. Signor Mutolo, sempre nella logica di prima, cioè di aiuto alla sua memoria, le leggo la risposta che ha dato alla stessa domanda del pubblico ministero. Il verbale è sempre quello che ho menzionato prima, pagina 8. Fa riferimento all'incontro del 1 luglio. Con il dottor Borsellino dice: quindi abbiamo parlato un pochettino così nella forma ufficiosa, dopo diciamo incomincia l'interrogatorio, c'era pure il dottore Aliquò. Il pubblico ministero le chiede: mi scusi, nella forma ufficiosa che lei dice, lei cosa dice al dottor Borsellino? Che io sono solo con il dottor Borsellino. Ed ancora: siccome io lo avevo accennato al dottor Falcone quando abbiamo perso quelle 2 ore di tempo che lui mi ha convinto a collaborare perché mi conosceva, che potevo sapere qualche cosa di importante, io le feci presente che volevo incominciare a fare un po' di ordine completamente dal suo ufficio, e lui un pochettino meravigliato perché dal mio ufficio, ed io ci ho nominato diciamo al dottor Signorino e ci faccio pure il nome di un alto funzionario, il nome del dottor Contrada, ci faccio pure qualche nome di qualche magistrato. Questo è quello che lei ha già riferito in relazione a questa domanda. Lo conferma oggi? Riesce a ricordare se in sì, questi sì, minuti... Sì, signore, io intendo dire questo, 2 o 3 minuti, cioè qualche cosina, però è stato subito perché c'erano molte persone nel corridoio e non ci sembrava corretto che li faceva stare a tutti fuori. Però, logicamente, mi fece capire che avevamo noi tempo di poter parlare, ma non ne... Quindi ha fatto entrare al dottore Aliquò, c'era pure Giordano, altre persone insomma fuori, c'era una grossa confusione perché allora era un periodo, vedi signor Presidente, parlando ora di queste cose c'è una certa tensione, ma la tensione che c'era allora era ben diversa di quella di ora, insomma era un periodo molto brutto, insomma si vedevano insomma che c'erano tante preoccupazioni in giro, quindi il fatto che abbiamo messo noi a parlare, io tranquillamente le volevo spiegare tutta l'organizzazione come era combinata, perché nel mio pensiero io già avevo una strategia, cioè prima mettere in sicurezza a tutti quelli che potevano fare danno diciamo alle persone, va bene, al gruppo armato, e dopo parlare pian piano di questi contatti che c'erano, che io li ritenevo molto importanti. Quindi io incomincio a illustrarci com'era combinata diciamo l'organizzazione mafiosa, quindi parliamo ora, io non è che mi ricordo come incominciai, ma ho parlato di questo. Dopo un'ora e mezza che io le stavo spiegando tutta la composizione di Cosa Nostra, il dottor Borsellino si assenta dicendomi debba andare al ministero perché mi ha chiamato il ministro. No, va bene, lo salutiamo e aspettiamo là. Un attimo, signor Mutolo, lei ha assistito a questa telefonata? Cioè la telefonata è stata ricevuta dal dottore Borsellino in sua presenza? Sì signore, sì signore, sì. Sì signore, io sono seduto e c'era credo anche il dottore Aliquò, e lui diciamo molto seccato, un po' dispiaciuto perché doveva interrompere questo colloquio, secondo me tanto sofferto, e se ne va. Quindi io rimango là seduto, c'erano persone che io ben conoscevo. Quando ritorna... Un attimo, poi arriviamo al ritorno. Che cosa le dice il dottore Borsellino dopo questa telefonata e prima di andare via? Le fa qualche commento, le dice qualcosa? No, mi dice che andava al ministero a parlare col ministro, insomma, che l'aveva chiamato il ministro, era un pochettino, diciamo, a tipo dispiaciuto che doveva interrompere questo colloquio che noi avevamo,
e se ne va, insomma, io non è che lui. E si allontanò da solo, no. Si allontanò da solo oppure andò via anche con il dottore Aliquò? Guardi, non mi ricordo questo, non mi ricordo proprio. Io sono rimasto là, insomma, c'erano sempre persone che conoscevo, parlavo, scherzavo, Comunque il dottore Borsellino quel giorno non le aveva anticipato che si sarebbe dovuto allontanare per andare al ministero, cioè questa telefonata. No. Ma guardi, se io posso esprimere un mio pensiero, già lui con questa telefonata che riceve si vede a tipo disturbato, perché, cioè, non lo so, io credo che lui pensava che questo incontro nostro era un incontro segretissimo, era una cosa segreta, va bene? Quindi già lo stesso fatto che lui viene intercettato, viene chiamato, mentre è a Roma con me, non lo so, ho visto che è rimasto un pochettino a tipo maravigliato, però io non è che posso capire cosa una persona, non lo so, no. Però io se devo fare... Un mio pensiero era seccato che veniva io non so quello che ci hanno detto dell'altro filo, va bene. Ma sulla base di quello che lei ascoltò durante la telefonata o dopo la telefonata, capì perché il dottore Borsellino doveva andare al ministero? Ebbe modo di dirle perché ci doveva andare, se doveva incontrare qualcuno? Il dottor Borsellino me l'ha detto, come scusandosi per dovermi lasciare da solo. Dice: Gasperi, mi ha chiamato il ministro, vado al ministero, insomma, dal ministro. Va bene. Però con un senso a tipo va, non è che se mi hanno chiamato debba andare, non è, insomma, era una sua volontà. È stato interrotto questo nostro primo abboccamento, cioè questo è il pensiero che ho avuto io, insomma, non è... Quanto tempo orientativamente è mancato il dottore Borsellino dopo essere andato via? Guardi, grosso modo un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, cioè intorno a un'ora e mezza ai due ore, non è che manco tanto dopo, insomma. E quando mancate, rientrò, no? Dopo quest'ora, ora e mezza, ebbe modo di commentare l'incontro che c'era stato al ministero? Le disse qualcosa su quell'incontro? Ma guardi, non è che mi commentò, diciamo molto arrabbiatissimo, pensi che io a un certo punto mi metto a ridere e ci faccio: dottore, guarda che c'ho due sigarette accese, perché ne aveva una accesa in bocca e l'altra se l'aveva tolto e se ne aveva acceso un'altra, talmente era agitato, che dopo io l'ho capito il perché, diciamo, questo discorso, perché lui mi dice che incontra dopo che avere parlato col ministro, cioè incontra al dottor Parisi e al dottor Contrada. Quindi il discorso qual è? Che io lo intuisco subito questo, io, cioè un colloquio così segreto, così, diciamo, blindato, a un certo punto risulta un segreto di Pulcinella, insomma, lo sapevano, insomma, i personaggi, diciamo, non lo so, qualcuno magari che era già, che lui sapeva che era molto criticabile il dottor Contrada. Io ora non voglio parlare del presidente Mancino o del dottor Parisi, ma nemmeno mi permetto, però io capisco che lui si meraviglia perché, così parlando, mi dice che mi porta i saluti del dottor Contrada, che il dottor Contrada ha la spacciataglia e dice: ah, so che si è Mammutolo, me lo saluta e le dice: se le occorre qualche cosa io sono a sua disposizione. E il dottor Borsellino commentò questa battuta di Contrada, visto che, come lei ha detto giustamente, si trattava di un interrogatorio coperto dal segreto istruttorio, e invece
il dottor Contrada le aveva portato i saluti e quindi aveva dimostrato di essere a conoscenza di quell'atto istruttorio che si stava compiendo quel giorno. Il dottore Borsellino commentò, cercò di dare una spiegazione alla conoscenza da parte del dottor Contrada di quell'interrogatorio riservato e segreto che stavate facendo il primo luglio? Ah, guarda, già il dottor Borsellino sapeva, io ora non mi ricordo se ci ho parlato io, insomma, lì, insomma, cioè non posso essere, insomma, io penso che già ce ne avevo parlato, io ce l'avevo accennato che volevo parlare io di questi personaggi importanti, però non posso essere certo al 100% quello che ci ho detto, però il mio forte qual era? Diciamo, mentre in avviso, diciamo, le persone che io collaboravo, che c'erano questi legami e si dovevano tagliare, esatto. Quindi la meraviglia del dottor Borsellino è qual è? Che queste persone, cioè una cosa travagliata che si è perso un sacco di tempo, perché dopo io so che a Palermo c'erano stati delle resistenze perché non voleva qualcuno che il dottor Borsellino mi venisse a interrogare, va bene, però io in quel momento non è che sapevo, io non mi interessavano sapere queste cose, io insomma ormai avevo quella decisione ed ero deciso che se non veniva il dottor Borsellino io sicuramente non avrei collaborato, ma non per sfiducia, perché io dopo devo ammettere ora, io a distanza di tempo, che veramente io non ho niente da lamentarmi con nessun giudice, a parte qualcuno, mi dispiace che si sia suicidato o qualcuno, non lo so, però io oggigiorno, perché hanno preso, diciamo, quel momento come una lotta, come un risveglio, diciamo, a liberare la mafia di questo ingranaggio che c'era allora, magari con un pochettino minore c'è ancora, va bene perché non Muto, è che siamo... Torniamo a quell'argomento che stavamo affrontando. Le volevo fare un'altra domanda, sempre da quello che lei ha sentito da Paolo Borsellino al ritorno dal Ministero. Contrada, incontrato al Ministero, si era limitato a mandarle i saluti tramite il dottor Borsellino o le aveva detto anche qualche altra cosa? Tramite il dottor Borsellino. Era a mia disposizione, se mi occorreva qualche cosa lo era a mia disposizione. In che senso era a sua disposizione? Lo capì? Che significa Contrada era a sua disposizione? Ma non lo so, il discorso poteva essere, cioè, uno scambio di opinione, non lo so, sa, insomma, questi personaggi sono diaboliche, non è, insomma, lei può entrare nella mente di alcuni personaggi che sono intelligenza, che hanno gli studi, ma comunque ha detto questo, io sono a sua disposizione, se le occorre qualche cosa, io non so che cosa lui si riferisse, qualche informazione, qualche bisogno così, non lo so, però lui ha detto questo, mi saluti al Mutolo, ci porti i miei saluti e le dice io sono a sua disposizione, se le occorre qualche cosa dice io sono a disposizione. Va bene, lei prima in qualche misura già lo ha accennato, però vorrei che lo specificasse meglio. Da quello che le riferì il dottore Borsellino al Ministero, l'incontro con il Ministro c'era poi effettivamente stato oppure no? Guardi, il dottor Borsellino mi dice dopo, parlando, perché dopo noi abbiamo commentato questo discorso, non è che passò così, insomma, inosservato, che dopo aver salutato al presidente Mancino, che l'aveva andato, almeno apparentemente l'aveva chiamato lui, quando uscì dalla stanza del presidente Mancino, Nicola Mancino, uscì e trovò assieme a Parisi e Contrada, almeno questo è quello che mi ha detto a me il dottor Borsellino, ma non commentando, secondo me, anche, come si dice, il discorso che come mai queste persone, cioè, perché dato tutto quello che era successo, non è che dice io ero un collaboratore come tutti gli altri, signor giudice, io ero un collaboratore che sono uscito con i miei piedi mentre ero con altri mafiosi, io non è che a me
mi faceva male pensare quei poveracci che per collaborare si devono mettere in isolamento, hanno paura. Io ero tranquillamente in mezzo ai miei compagni mafiosi, anche se mi scoprivano mi potevano anche fare qualche cosa, ma io non li pensavo completamente. Ormai il mio pensiero era quello, che li volevo distruggere, e quindi non è che avevo paura di niente, anzi, più stavo con loro, più ci parlavo e più mi convincevo che era giusto la decisione che avevo preso io, sia per me, ma principalmente per la mia famiglia. Signor Mutolo, ma questo scambio con il dottore Borsellino, che le commenta l'incontro al Ministero, mi rendo conto che è passato tempo, ma cerchi di fare mente locale il più possibile, è avvenuto anche alla presenza del dottore Aliquò o lei era solo con il dottor Borsellino? Quando il dottor Borsellino c'era il dottore Aliquò. Dopo, quando il dottore Borsellino ritornò, dopo entrò 5 minuti, dopo 5 minuti entrò anche il dottore Aliquò, perché abbiamo ripreso, diciamo, l'interrogatore, quello formale, perché al dottore Borsellino ci premeva quello che ci dovevo dire io, e cioè, a parte, non è che, cioè, i verbali potevano essere, insomma, fatti in qualsiasi momento, però lui voleva, diciamo, e mi diceva a Gaspare, insomma, voleva acquisire più informazione possibile di quelle che io non volevo mettere a parte. Sì, signor Mutolo, la mia domanda quindi era questo discorso su Contrada, sull'incontro con Contrada, Parisi e Mancino. Borsellino glielo fece in presenza del dottor Aliquò o il dottor Aliquò non era ancora arrivato? Perché lei prima ha parlato di 5 minuti circa, prima del ritorno anche il dottor Aliquò. Allora io volevo capire se questo discorso sull'incontro al Ministero fu fatto da lei con il dottor Borsellino in questi 5 minuti oppure dopo, cioè quando c'era già il dottor Aliquò. Io non mi ricordo se c'era Aliquò, perché quando noi abbiamo messo a interrogare c'era anche il dottore Aliquò. E quindi c'era anche qualcuno della DIA che scriveva a macchina, quindi, ma io penso che dinanzi a queste persone non ha detto questo, ci siamo soffermati. Di fronte a questa risposta comprensibilmente dubitativa, posto che sono passati tanti anni, io le leggo la sua risposta, data più o meno la stessa domanda, in occasione dell'esame nel processo Borsellino Ter, udienza del 14 aprile 1999, pagina 16, è un verbale depositato dalle difese. Lei risponde: io ora sto facendo mente locale, perché anche in quel momento aveva avuto qualche oscillazione iniziale, ed effettivamente io, quando lui arrivò, io ero ancora nel corridoio là vicino, però mi hanno fatto entrare come se io ero seduto, e il giudice arrivò, diciamo, primo. Dopo alcuni minuti entrò, diciamo, il dottor Aliquò. In questo intervallo il dottore si era già fumato una sigaretta e dopo se ne accende un'altra, però ne aveva due nelle mani, e io, insomma, ci faccio, diciamo, questa espressione, lui molto seccato, e poi racconta il medesimo episodio che ha riferito fino a questo momento del nervosismo dopo l'incontro. Quindi lo colloca in questo verbale del 99, più vicino ai fatti, nell'intervallo precedente all'arrivo del dottor Aliquò. Conferma oggi questo ricordo? Sì, signore, confermo questo. Va bene. Quindi, dopo questa interruzione e questi commenti, come è proseguita quella giornata? Avete ripreso la verbalizzazione e, se sì, per quanto tempo? Per quanto tempo non mi ricordo, ma un po' di ore sicuramente sono passate. Insomma, dopo, ripeto, c'era il corridoio pieno di persone, sia persone della sua scorta sia persone della mia scorta. Quando dopo abbiamo finito, non lo so se erano le 9, 9 e mezza, non lo so, però lui si intrattenne pure qualche minutino prima di uscire, va bene, da solo, dice: Gaspare, allora,
e sempre io parlavo di quelle persone che non volevo mettere a verbale, nominandoci sempre, diciamo, queste persone importanti, sì, che erano a Roma ed erano a Palermo. Quindi lui però mi diceva: Gaspare, però dobbiamo cercare in modo di queste cose metterle a verbale, perché si deve agire. E io le raccomandavo: no, dottore, io le posso dire questo, il gruppo di fuoco che c'ha la mafia è una cosa che lei nemmeno si immagina. Noi intanto mettiamo in sicurezza questo gruppo di fuoco e dopo noi facciamo uscire allo scoperto questi nomi, perché se noi ora mettiamo questi nominativi importanti, quelli ci fanno saltare a tutti in aria. Insomma, era questo il discorso che io mi premevo fargli capire al dottore Borsellino, perché il dottore Borsellino voleva scrivere subito, diciamo, a verbale per metterle subito, però ero io che frenavo e che dicevo le cose piano piano. Senta, ma dopo questo primo incontro del primo luglio 1992 e fino ovviamente al 19 luglio, ci furono altri incontri, altri interrogatori con il dottore Borsellino? Guardi, io mi ricordo che mentre siamo sempre in via Carlo Fea col dottor Borsellino, e precisamente io non mi ricordo ora il giorno qual è, io però mi ricordo un particolare che ascoltiamo nella radio, che aveva una radiolina accesa, era anche per non far sentire, chissà, qualcuno ascoltava, e abbiamo sentito alla radio che gli autori dell'omicidio del sindaco che erano imputati Santa Paola e Mariano Agati, credo l'omicidio del sindaco Lipari nella zona del Trapanese, erano stati assorti perché un coronnello aveva dato l'alibi a queste persone nel fare l'unguento di paraffina, e quindi avevano giustificato, diciamo, quelle tracce di polvere da sparo. Io mi ricordo che mentre noi ascoltiamo questo, io ho un momentino di nervi e le dico: dottor Borsellino, sarebbe cosa di andarmene e non parlare più, ma vede come finiscono i processi, cioè, perché quello per me era un processo chiaro che avevano preso a queste persone dopo 2 ore che avevano commesso questo omicidio. Ma se un coronnello dei carabinieri ci dà l'alibi che erano stati a caccia nella loro tenuta, insomma, è logicamente che quelle perizie non hanno avuto più valore. E il dottore Borsellino, sempre con quella sua saggezza, con quella calma, mi dice: Gaspare, dice, ricordati, dice, che fino a poco tempo fa si rifiutava il dire che esisteva la mafia. Ora siamo a questo punto, dobbiamo avere pazienza, con la speranza che piano piano le persone prendano coscienza. Io non mi ricordo il giorno preciso qual è, però si può rilevare, quando c'è stata questa sentenza, che mi ricordo che ho avuto questo, diciamo, scatto di ira, di nervatura, di delusione, a dire: ma è possibile che ancora oggi ci sono persone, cioè competenti, che dicono la mafia non esiste, oppure è un'invenzione giornalistica, oppure qua non succede niente, insomma. Eppure era quel giorno. Quindi per questo, poi per la data documenteremo con l'eventuale produzione dei verbali. Diamo come dato obiettivo che si tratta di incontri del 16 e del 17 luglio 1992. Chiedo scusa, pubblico ministero. Presidente, dal sito di Milano comunicano del 11.37 l'imputato Rina ha rinunciato temporaneamente all'udienza. Vabbè, diamo atto e proseguiamo. La domanda che le volevo fare è: innanzitutto, anche in occasione di questi altri interrogatori ci furono occasioni per parlare con il dottore Borsellino fuori dalla fase di verbalizzazione? Sempre, sempre. Guarda, a me mi accompagnava un certo Giordano, a volte c'era anche un certo Barone, che erano assieme, che Di Gennaro me li aveva messi e non mi mollavano mai, ma
Giordano educatamente a volte c'era, quando si verbalizzava c'era, Giordano entrava, usciva, quando invece io parlava solo con Borsellino non c'era nessuno, perché sapevano che io volevo parlare con lui, cioè, il discorso è, era chiaro che io non volevo verbalizzare perché avevo paura che al momento si verbalizzasse i mafiosi sapessero, e non mi sbagliavo, che di quello che stavo dicendo io, cioè non è, era una cosa risaputa, insomma. Ora io le faccio, signor Mutolo, assurdo ancora negarlo, cioè il motivo era questo, io non è perché volevo parlare col dottor Borsellino da solo perché era un segreto che doveva avere io e lui, no, era una strategia che lui intanto doveva sapere queste cose e si doveva guardare di questi personaggi, va bene, e più si doveva verbalizzare per mettere in sicurezza il gruppo di fuoco dei mafiosi, che erano tanti e tutti fuori, tutti latitanti, allora cioè erano, ce n'erano un sacco fuori. Va bene, va bene, signor Mutolo, questo lo abbiamo precisato. Io ora le faccio una domanda sulla quale le chiedo il massimo sforzo di memoria e di precisione. In occasione di queste conversazioni fuori verbale, in uno di questi tre incontri, poi cercheremo eventualmente di capire in quale dei tre, è mai capitata la possibilità di sentire il dottore Borsellino che, parlando con lei o anche con altre persone, abbia fatto riferimento a discorsi relativi alla concessione di benefici penitenziari a detenuti dissociati? È capitato a lei di sentire, di ascoltare un discorso del genere e poi eventualmente ci dirà fatto con chi, dal dottore Borsellino? Guardi, quel periodo chi non voleva sentire non sentiva, chi non voleva capire non capiva quello che c'era attorno, diciamo, sia al dottor Borsellino e sia a diversi magistrati o poliziotti, quindi non è una cosa che purtroppo ognuno non voleva accettare, va bene, di queste cose che c'erano intorno, diciamo, a questi personaggi importanti, insomma. Lei pensa che il dottor Di Gennaro, va bene, cioè che è un personaggio, io penso che non ha paure, eppure in quel periodo aveva paura, perché veniva, quando dopo hanno fatto, dopo Carlofeo hanno fatto Via Colla di Rienzi, hanno fatto Piazza Priscilla, il dottor Di Gennaro veniva a dormire non a casa sua, ma veniva a dormire dentro Piazza Priscilla, perché si sapeva che anche lui era nel mirino delle... Logicamente si sapevano, i commenti erano tanti, insomma, io ora non è che posso essere a distanza di 20 anni, perché erano cose magari che non si volevano accettare, non si volevano capire, qualche cosa che uno capiva non lo voleva capire perché appunto che sembrasse che non interessava a nessuno, ma ripeto, chi non voleva sentire, chi non voleva capire il periodo che c'era in quel periodo, non lo faceva. Io però le ho fatto, signor Mutolo, una domanda aveva specifica. Una particolarità, diciamo che aveva un interesse, perché aveva, a parte che era un magistrato, capiva, diciamo, quel dolore che aveva avuto e quella preoccupazione che c'era intorno a sé, diciamo. C'erano altri personaggi, magari che non lo facevano per male, ma cercavano di farci capire qual era la realtà. Sì, insomma, che signor Mutolo, scusi se la interrompo. Domanda cerco di riformularle la domanda diversamente, insomma, di quelli, signor, che aveva, mi sente? La DIA, perché la DIA era, diciamo, quell'organo. Ma forse non sentono più. Mutolo, almeno io avevo un compito. Ci sente? Guardi, io quando dopo è nata la DIA e forse ho messo non a più nel... e sono successe quelle cose che sono successe, il mio compito era uno e l'ho portato io avanti tranquillamente, cercare collaboratore, mettermi in contatto con delle persone a Palermo, e io l'ho fatto. Cioè, ora, Mutolo, ci ascolti? Riesci a sentirci? Cose oggi,
nel 2014 sembrano scandalosi, cioè, ma io in quel periodo, vogliamo verificare, dopo un certo periodo, ho avuto un attacco tremendo sito della stampa, degli uomini politici, semplicemente perché erano usciti fuori alcune cose, va bene, che io stavo toccando personaggi importanti. Sito riservato da Palermo, dove c'è il mutolo, ci sentite? Che avevo delle cose personali perché nemmeno li conoscevo, ma semplicemente perché sapevo da fonte sicuro, come il dottor Carnevale, che annullava processi di alcuni mafiosi, insomma, che era una vergogna di quello che ha fatto. Come, mi dispiace soltanto per il dottor Signorino che si è tolto la vita, perché io avrei preferito che anche il dottor Signorino avrebbe detto, come tutti gli altri, Mutolo è falso, Mutolo non è vero quello che dice, e sarebbe rimasto vivo. Invece, per come ci ho detto io a Salvatore Rina, che un giorno ci ha detto al presidente, io ero pericoloso perché c'erano magistrati che si erano suicidati, personaggi dello Stato in galera, ma io, per portare le cose fino ad oggi, purtroppo, se non mi comportavo, e io non avevo paura, perché guardando a quelle persone che hanno lottato e hanno, e si sono sacrificati con la loro vita, ma io sono stato sempre pronto, diciamo, a sacrificare la mia vita, e non ne, e credo che sono sito riservato dove c'è il mutolo, ci sentite? A me lo Stato non mi ha detto mai hai fatto una cosa sbagliata, perché io con lo Stato ho collaborato, e non con i governi, a volte con gli uomini collusi che ci sono tra governi, io con lo Stato, perché nello Stato io ho riconosciuto a dottor Falcone, a dottor Borsellino, a tutti i magistrati che mi hanno interrogato. Per me questo è lo Stato, non i governi, che oggi c'è il PD, domani c'è il PDL, domani c'è il MSI, quindi a me dei governi non mi è mai interessato. A me ci sono stati, però, per questa mia collaborazione, signor Presidente, sì, ma ci sentite? Mutolo, riesce a sentire? Adesso forse ci sente. Mi hanno tolto tutto, cioè io ho avuto un attacco. Presidente, Mutolo, riesce a sentire? Ci sentite? Sì, adesso sì. Noi sentiamo, il problema è se ci sentite voi, in modo che possiamo eventualmente interloquire, perché altrimenti diventa un monologo che non riusciamo più a gestire. Allora, Mutolo, sente quello che noi diciamo qui? Mi pare che ancora forse il collegamento in questa direzione non è stato ripristinato. Sito riservato, postazione del mutolo, ci sentite? Sentito per no, Presidente, a quanto pare c'è qualche problema tecnico, non ricevono l'audio dall'aula di udienza. E allora vediamo se riusciamo a risolverlo, sì. Altrimenti siete riservato, ci sentite? Noi vi sentiamo, voi ci sentite? Sito riservato da Palermo, ci sentite? No, Presidente, se è necessario qualche minuto di sospensione o... E allora, va bene, facciamo allora una breve sospensione, speriamo di ripristinare il collegamento anche nell'altro senso. E allora, proviamo a riprendere. Quindi vediamo se, allora, sentiamo se dal sito riservato riescono adesso a sentirci. Mutolo, riesce a sentirci? Sì, signore, la sento bene. Benissimo. E allora riprendiamo quindi dall'ultima domanda che le aveva fatto il Ministero, dove lei ha dato una risposta molto ampia, generale, eccetera. Non l'abbiamo ascoltato, ma non ha risposto al quesito specifico che le era stato fatto, e cioè se lei abbia sentito parlare allora il dottore Borsellino, in particolare di ipotesi di benefici per i dissociati.
dalla mafia, evidentemente, dall'organizzazione mafiosa. Il quesito era questo. Sì, io l'ho sentito parlare così, ma non che l'ho sentito parlare, l'ho sentito gridare. Ecco, allora ci dica in quell'occasione. A tipo, guardi, io ero in via Carlo Feo e come ripeto, diverse volte, insomma, dopo che lui parlava con me, parlava con altre persone, insomma, perché c'erano diversi, diciamo, posti, diciamo, alle in via Carlo Feo c'era, diciamo, un repartino che c'erano 4-5 stanze e più c'era, diciamo, un altro ufficio che c'erano diversi stanze con diversi piani. Io mi ricordo che ero a piano terra nell'officetto e sentivo gridare al dottor Borsellino: ma sono pazzi, ma che vogliono dire, ma che vogliono fare, qualche cosa del genere. Quindi però allora ci spiega un poco meglio, lei si trovava nella parte, diciamo, in fondo in questo ufficetto che le ha detto, mentre il dottore Borsellino si trovava nella parte antistante di questa stanza, ampia stanza che c'è all'ingresso sulla sinistra, mi pare che sia, no? E allora in fondo a sinistra e chi era presente insieme al dottore Borsellino, chi c'era? Guardi, in quel periodo quelli che erano presenti c'era il dottor Di Gennaro, c'era il dottore Gratteri, cioè, però io non posso essere preciso con chi parlava lui, ma le persone che lui parlava erano questi, il dottor Di Petrillo, cioè personaggi importanti. E lei cosa ha sentito? Che io ero dentro. Cosa ha sentito in questa occasione, Mutolo? Cosa ha sentito in particolare? In particolare ho sentito a tipo che queste persone che facevano questa richiesta, ma erano, diciamo, dei pazzi, insomma, era assurdo accettare queste cose. Certo, chi non voleva capire, perché dopo si vocificava che oltre ai siciliani ci potevano essere anche altri personaggi come calabresi o napoletani, cioè, non lo so, c'erano personaggi che effettivamente volevano che questi discorsi si allargassero di più con i collaboratori, però... Ma questi discorsi, quali, signor Mutolo, questi discorsi? Cioè, di che cosa si stava parlando? Questa frase di Borsellino, sono pazzi, si riferiva a quali discorsi? Ma i discorsi che erano questi, che si era saputo, e si vocificava così, insomma, un pochettino... a dire, a non dire, che c'erano personaggi delle istituzioni, di altre istituzioni, parlo dei carabinieri, dei servizi, insomma, ora non è, posso essere io preciso, non posso essere sicuro a fare dei nominativi, anche perché non sono sicuro, però c'erano personaggi che oltre alla via stavano cercando di intercedere e di cui portare avanti, diciamo, questo discorso di ampliare, c'era pure qualche prete, qualche personaggio politico che volevano portare avanti questo discorso, diciamo, della dissociazione, di ampliare questo discorso dei collaboratori, perché avevano capito che in qualche modo questo discorso dei collaboratori era una piega che stava prendendo una piega importante e la volevano bloccare sull'inizio, diciamo, prima di incominciare. Perché lei ebbe modo di sentire in cosa consisteva questa dissociazione? Che cosa era questa dissociazione sulla base di quello che lei sentì quel giorno? Ma guardi, io di quello che ho capito, che c'erano personaggi, diciamo, sia mafiosi, camorristi o insomma personaggi della malavita importanti, che avevano fatto sapere che bastava, diciamo, non fare i collaboratori, basta dire io mi dissocio che sono un camorrista o io mi dissocio che sono un mafioso, e quindi potevano, diciamo, esufruire a tipo un'amnistia, una cosa generale. Logicamente c'era già il periodo che si parlava che i carceri dure, il 41 bis era, diciamo, una condizione in cui loro mal sopportavano questi personaggi.
E in relazione a questo discorso, il commento del dottor Borsellino che lei sentì, quale fu, con la maggiore precisione possibile? Guardi, che sono pazzi, ma era anche disgustato, cioè, ma si vedeva che nelle parole, insomma, io dopo ho avuto modo di vederlo, era arrosto, era arrabbiato, era incazzato, ma non posso dire io effettivamente quello che c'era, insomma, quello che bollivo in pentola, anche perché in quel periodo c'era, diciamo, una squadra di poliziotti, di personaggi dello Stato che si stavano preparando a fronteggiare, signor Presidente, era una guerra. Io mi ricordo che c'era il dottor Allacchi, che era là, insomma, io ero felice di dare indicazione a tutti, anche col dottor Allacchi. Io ho parlato che il dottor Allacchi. Sì, però lei sta ampliando il discorso, un minuto, mutolo, poi eventualmente il pubblico ministero le farà le domande. Lei sta ampliando il discorso al di là di quello specifico episodio, perché per il momento la domanda del pubblico ministero riguarda quello specifico episodio, cioè quella volta in cui lei, convocato per quell'interrogatorio, ha ascoltato questo sfogo del dottor Borsellino. Sempre a proposito di questo, per completare per la maggiore precisione possibile, mi anticipiamo qui il chiarimento. Lei ha parlato di carabinieri e servizi segreti o qualcosa del genere, ha detto poco fa, ma questa è una l'ha intuito o ha sentito effettivamente il dottore Borsellino o altri che parlavano di proposte, di sollecitazione o altre da parte di carabinieri o di servizi segreti? Cerchi di essere preciso su questo. Guardi, sono presente, io le posso dire questo, che già in quel periodo, cioè, i rapporti non erano tanto buoni, diciamo, con la DIA e con gli altri apparati. Perché? Mi spiego subito. Io quando uscivo con la macchina, con delle persone, diciamo, che mi accompagnavano, vedevo che erano guardigni e si guardavano, a volte li sentivo parlare, guarda là c'è una macchina. Logicamente, se era una macchina di mafiosi avrebbero arrivati 50 macchine della polizia, ma logicamente erano macchine che loro, tipo, che si sentivano anche spiati, anche controllate, quindi c'era questo clima, quest'area, diciamo, pesante, anche perché c'era il periodo in cui io sentivo un discorso, perché io stando dopo dentro la DIA, diciamo, era una persona familiare con tutti quelli che comandavano alla DIA, insomma, va, non è che era uno. Sì, mutolo, si fermi un attimo, mutolo, mi ascolti, si fermi un attimo e le rifaccio la domanda, perché dobbiamo essere precisi su questo. La domanda era questa: lei ha sentito parlare il dottore Borsellino o altri presenti in quell'occasione di cui stiamo discutendo di carabinieri e servizi segreti in collegamento con quella ipotesi di estendere i benefici già previsti per i collaboranti anche ai dissociati? Quindi la domanda è precisa. Allora, di quello che ho potuto capire, che c'erano personaggi che ci avevano fatto arrivare all'orecchio al dottore Borsellino, che c'erano queste persone, non so però quali persone erano, va bene, ma non erano persone della DIA, che diciamo avevano queste persone, erano in contatto con altre persone in cui c'erano questi capi mafie, capi di altre organizzazioni, che avendo che lo Stato, diciamo, si stava preparando a fare una guerra contro questi clan, va bene. Il dottore Borsellino ha avuto un momento di raggatura e ha detto a questi personaggi: ma sono pazzi, logicamente, a chi lo diceva? A questi personaggi. E allora si fermi qui, adesso andiamo avanti con le domande del pubblico ministero. Signor Mutolo, questi personaggi, innanzitutto le volevo fare questa domanda: l'espressione "ma questi sono pazzi", pronunciata dal dottore Borsellino, lei ricorda se fosse, a chi fosse riferita, chi erano pazzi? Quelli che, i mafiosi che proponevano i benefici dell'associazione o i soggetti istituzionali che ricevevano questa proposta? Ebbe modo di capire questa espressione a chi fosse riferita? Io siccome non ero, diciamo, presente, che ascoltavo tutti i discorsi, quindi ma logicamente io penso che erano delle persone che proponevano, diciamo, questa proposta, diciamo,
per rientrare in questi, diciamo, in questi rapporti così, diciamo, diciamo amichevole, perché, cioè, ora se uno vuole, vuole capire effettivamente quello che era stata la mafia e chi era che è la mafia infine in quel momento, cioè noi non ci dobbiamo dimenticare che la mafia fino a quel momento era, diciamo, una che andava d'accordo con lo Stato, con l'istituzione, insomma era un organo dentro l'organo. Signor Mutolo, scusi se la interrompo, le chiedo però come metodo per queste domande su questa fase se lei può rispondere in maniera più sintetica possibile, poi avrà modo sicuramente di arricchire le sue risposte con tutti i dettagli che intende formulare. Però su questa domanda che io le ho fatto, dopo aver ascoltato la sua risposta e in aiuto alla sua memoria, visto che c'è una discordanza, io le leggo la risposta che ebbe a dare nel verbale dinanzi alla Procura della Repubblica di Caltanissetta del 5 novembre 2009. Ovviamente per non anticipare altri temi di domanda, leggo soltanto l'ultima parte della risposta. Pagina 2 del verbale. Posso affermare con certezza che il dottor Borsellino, per quel che ho percepito, era a conoscenza di tali fatti. Salto un inciso per non anticipare eventuali altre risposte di Mutolo. Ed era fortemente contrariato, direi disgustato innanzi a tale ipotesi, ripetendo che coloro che stavano anche solo pensando di accettarla erano dei pazzi. Quindi in questo verbale lei l'espressione "sono dei pazzi" la riferisce con certezza non ai mafiosi che proponevano, ma a soggetti delle istituzioni che lei in questo verbale dice stavano pensando di accettarla. Può essere più specifico su questo punto? Ma logicamente si riferiva a quelle persone che erano d'accordo ad accettare, diciamo, queste condizioni che le proponevano, diciamo, questi capi mafia, insomma, non tanto ai capi mafia perché avevano il loro rendiconto, loro volevano, cioè, uscire tranquilli da tutti i processi, da tutti gli omicidi. Ma lei tenga presente, prima che di uccidere al dottore Borsellino, quante persone dell'istituzione erano state uccise, diciamo, in Sicilia. Quindi i mafiosi già volevano uscire a un certo punto di quel groviglio di imputazione o di reati, soltanto di dire vabbè, noi disconosciamo la mafia. Quindi era un vantaggio per un mafioso, ma erano, diciamo, era questo secondo me l'esclamazione che il dottor Borsellino fa. È corretto, cioè, dire sulla base del verbale, del passaggio che le ho letto, è corretto dire, sulla base di quello che lei ha sentito da Paolo Borsellino, che il dottore Borsellino non solo aveva avuto notizia di questa proposta, ma riferendosi ai pazzi aveva avuto notizia anche a una certa possibilità che quella proposta la stessero valutando concretamente? Signor Presidente, questa è una valutazione del pubblico ministero. Presidente, però è tratta da quell'affermazione che ha fatto Mutolo e che dovrebbe precisare, perché quando parla di accettazione noi vorremmo capire meglio. Se vuole la ripeto, in parte l'ha detto. Per capire, perché in quel verbale aveva detto, ripetendo, che coloro che stavano anche solo pensando di accettarla erano dei pazzi. Quindi la domanda in sostanza è se lei da quel colloquio, anzi se il dottor Borsellino in quel colloquio ha manifestato la sua conoscenza su un'ipotesi di accettazione o di valutazione, per meglio dire, le sta chiedendo il pubblico ministero, della proposta concernente i dissociati. Signor Presidente, io in quel momento io non è che posso fare una valutazione, perché... Cioè, no, lei io non deve fare valutazioni, deve dirci se ha ascoltato e che cosa ha ascoltato. No, io ho ascoltato questo, però io in quel momento magari non sono in condizione effettivamente di capire quali intricci c'erano, insomma, qualche cosa si stava muovendo tra gli organi, diciamo, di altri apparati dello Stato e quelli, perché noi siamo a luglio, esatto, ci sono tutti i miei verbali, perché dopo, diciamo, io ho dovuto ripetere alcuni nominativi, diciamo,
che faccio di personaggi dello Stato, perché sì, vengono, si fermi così andiamo avanti sulle domande perché abbiamo capito. Io, restando sempre su questo tema, le offro all'attenzione della Corte innanzitutto e anche del collaboratore questo ulteriore passaggio, che questa volta è estrapolato, e vengo incontro anche alle richieste dei difensori, da un verbale di trascrizione. E il verbale che ho già menzionato, esame di mutolo all'udienza dell'1 giugno 2012, processo Mori, pagina 19. Il tema era sempre quello che stiamo affrontando in questo momento, e lei ebbe modo di dire: il dottor Borsellino non è che parlava di queste cose con me, parlava con altri personaggi. Io ascoltavo e capivo il discorso qual era. Il discorso era quello che il dottore Borsellino era disgustato, era arrabbiato, era incazzato, perché logicamente i mafiosi avevano l'interesse di fare queste cose. Però c'erano persone delle istituzioni, magari, che avevano fatto intravedere qualche cosa che si poteva fare. Quindi, anche sulla base di questa sollecitazione, le chiedo questo. Ebbe modo, dalle parole del dottor Borsellino, di capire che quella proposta sulla dissociazione qualcuno delle istituzioni la stava valutando o comunque non l'aveva respinta? Guardi, io credo e sono convinto anche dell'esperienza che io ho avuto della mia vita essendo dentro la mafia, che già il dottore Borsellino sapeva che c'era qualcuno che voleva fare queste cose, che volevano impiattare questi accordi, che c'erano mafiosi disposti, diciamo, a entrare in contatto con personaggi, perché anche prima, io che mi ricordo nel lontano 84-85, cioè i mafiosi hanno fatto una cosa del genere, e io a ottobre del 1991, cioè siamo sempre subito dopo la morte del dottor Borsellino, io c'è una dichiarazione mia, un verbale scritto, in cui io dico che i mafiosi sicuramente facevano delle stragi fuori dell'Italia per distogliere, diciamo, questi pensieri che c'era della lotta alla mafia, nominando quelle persone che oggigiorno sono imputati in questo processo, e io parlo del 23 ottobre del 1991. Io non Forse Marella, Mutolo, il nome ha fatto riferimento alla morte di Borsellino, sarà 92, immaginiamo, non 91 ma 92. No, io faccio riferimento che dopo la morte del dottor Borsellino nel 92, sì, ecco, mi scuso, sì. A ottobre io ho un verbale in cui dico ai magistrati: state attenti ora alla mafia per distogliere questo, diciamo, perché io sapevo come si stava muovendo lo Stato, perché ero io uno che avevo incominciato, che sono dentro a fare questa lotta. Io ho un compito ben preciso, che non guardo più niente, a me mi interessava la lotta alla mafia. E io c'è, che se vuole lo può leggere lei, signor Presidente, un verbale di 23 ottobre del 1992, in cui nomino a Gioè, ai Graviani, a Bagarella e Decano, insomma a diversi mafiosi, va bene, che dopo vengono, che sono imputati in questo processo, diciamo, delle trattative, delle stragi, eccetera, eccetera. Quindi io ero un conoscitore, io parlavo con delle persone. Certo, ora a distanza di 20 anni, che le cose sono cambiate, insomma, viene difficile ammettere che io parlavo con personaggi siciliani per dire c'è di fare questo, voi siete d'accordo o non siete d'accordo, che alcune persone parlavano col dottor Di Gennaro, col dottor Gratteri, cioè magari se parliamo oggi il signor Mutolo, la interrompo un attimo, sempre con riferimento a questa esclamazione del dottor Borsellino: questi sono pazzi. Lei in parte prima ha già risposto, ma le faccio una domanda un po' più specifica. Nel corso di quella medesima conversazione, di quello stesso discorso, i dissociati, questi sono pazzi, sentì dal dottore Borsellino un riferimento, come ha detto prima, a personale dei carabinieri, ma la mia domanda è: sentì un riferimento esplicito o implicito ad un ufficiale dei carabinieri in particolare, ad un nome di un ufficiale dei carabinieri in particolare,
o implicitamente o esplicitamente. Guardi, io sapevo che anche, e lo conosco, e so che è una persona valorosa, insomma, però io sentivo parlare del generale Mori, del colonnello Mori. Sentiva parlare da chi? Io ho avuto modo, io ho avuto modo di conoscerlo e sentivo parlare che era da chi? Che lui era quello che a volte io, stando dentro la DIA, sentivo parlare che lui spesso scendeva a Palermo, spesso. Allora il riferimento qual era? Non è che andava a Palermo per prendersi il sole oppure per dire ah che bella Palermo, esatto, era il riferimento, perché diciamo i contatti che avevano diciamo i carabinieri erano diversi di quelli che aveva diciamo il generale Mori. Quindi scendeva a Palermo da quello che lei sentiva nelle macchine, scendeva a Palermo per quale motivo? Che cosa sentiva lei? Scendeva a Palermo perché c'erano, non lo so con chi parlava, io non lo so, non è, però io a volte origliavo, sentivo, perché ripeto, io ero sempre col dottor Di Gennaro, con Batteri, col dottor Michalizio, con il coronello Di Petillo, cioè ero io, abitavo là, dentro la DIA. Cosa origliava? Scendeva quindi a Palermo per quale motivo? È sceso a Palermo, l'hanno visto di nuovo, è salito, però il riferimento era sempre al generale Mori, insomma, al coronello Mori. Allora, lei ora ha risposto, ha detto io nelle macchine sentivo, origliavo dagli ufficiali, agenti della DIA, che sentivo parlare di Mori che scendeva a Palermo. Però la mia domanda era diversa, e cioè nell'occasione di uno di questi tre interrogatori con Paolo Borsellino di cui abbiamo parlato, in quello stesso discorso su questi sono pazzi, i dissociati, i benefici ai dissociati, lei sentì un riferimento o direttamente all'allora colonnello Mori o indirettamente a ufficiali dei carabinieri che scendevano a Palermo? Lo sentì in quell'occasione del primo luglio o no? O del primo luglio o dei verbali successivi? No, guardi, io non posso essere preciso su questo, però io mi ricordo che addirittura una volta abbiamo anche commentato con il giudice Borsellino, non so la data precisa, in cui in un paesino vicino Palermo, non so se era tra Partenico e Piana dell'Albanese, avevano fermato un furgoncino con diversi centinaia di chili di esplosivo, e in cui c'era diciamo l'amarezza che qualche cosa si stava preparando per fare qualche cosa di importante a Palermo, e logicamente il riferimento era anche a dottor Borsellino. Quindi se voi guardate le croniche degli esplosivi che sono stati sequestrati in quel periodo, vedete che in quel periodo c'è un furgoncino che viene sequestrato con, non so se c'erano 200 kg, 300 kg di esplosivo. Quindi, però, ripeto, a distanza di tutti questi anni... Cerchi se può rispondere alla domanda, oppure se ho capito bene che non c'è un ricordo specifico, io le leggo un passaggio di un verbale di Caltanissetta e poi le chiedo soltanto di dirmi se questa cosa che le ha detto a Caltanissetta corrisponde a verità oppure no. E poi dopo aggiunge eventualmente dettagli. Però le leggo questo passaggio, lei mi dice se quello che le ha detto a Caltanissetta corrisponde al vero oppure no. Giudice, il verbale... chiedo scusa, pubblico ministero, ma prima sarebbe opportuno che lei facesse la domanda. Io ho capito che la domanda l'ha fatta, evidentemente non l'ha compreso Mutolo, però non si può attraverso questo metodo può fare una contestazione. La domanda è stata fatta e il Mutolo ha dato la sua risposta. Se serve per sollecitare la memoria, evidentemente io non so cosa sta per leggere il pubblico ministero, ma se alla domanda credo che Mutolo analoga a quella che è stata fatta allora, Mutolo ha risposto in maniera diversa, alla contestazione è legittima. Poi è chiaro che l'utilizzabilità e la valutazione è quella prevista per le contestazioni. Allora, il verbale è quello della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 23 marzo del 2010, pagina 3. Ricordo che Borsellino disse, esatto, parto dal passaggio precedente, tornando al discorso della dissociazione, quindi stiamo parlando della dissociazione. Ricordo che Borsellino disse, intervenendo nella discussione in occasione della pausa durante la quale stavano trattando l'argomento in questione, che chi voleva la dissociazione era pazzo.
Aggiungo che Borsellino non era assolutamente d'accordo, anche perché avevano già ucciso Giovanni Falcone. Dai discorsi fatti capì che gli interlocutori facevano riferimento alla circostanza che l'allora colonnello, poi divenuto generale Mori, che non venne espressamente indicato, ma che era facilmente individuabile dai riferimenti fatti dai funzionari della DIA, di cui però non ricordo i nomi, scendeva spesso a Palermo e aveva contatti all'interno di Cosa Nostra per trattare. Io le chiedo, prima di aggiungere ogni dettaglio, innanzitutto se quello che le ho letto e che le ha dichiarato corrisponde al suo ricordo. Sì, signore, io confermo, cioè io però, ho specificato Mutolo, anche... Mutolo, un attimo, mi ascolti, che lei ora conferma, però è qualcosa che è un po' di diverso rispetto a quello che ci ha detto prima, e quindi dovrebbe cercare di chiarire o essere più preciso. Perché lei prima ci ha detto che questo riferimento a Mori, forse neppure nominato da quello che mi sembra di aver compreso dalla lettura del pubblico ministero, lei lo ascoltò in ambiente DIA, per così dire, tra Di Gennaro o addirittura nelle macchine, questo ancora non l'abbiamo capito bene, ma non nell'occasione in cui era presente Paolo Borsellino. Adesso invece da questo verbale che lei sta confermando, quindi dovrebbe fare uno sforzo di memoria, sembrerebbe che invece questo discorso lei lo abbia ascoltato alla presenza, in quell'occasione in cui era presente anche Paolo Borsellino. Può essere più preciso, spiegarci meglio qual è il suo ricordo esatto? Gentilmente me lo può ripetere questo verbale che io ho fatto? Sì, rileggiamo questo passo. Rileggo. Ricordo che Borsellino disse, intervenendo nella discussione in occasione della pausa, durante la quale stavano trattando l'argomento in questione, che chi voleva la dissociazione era pazzo. Aggiungo che Borsellino non era assolutamente d'accordo, anche perché avevano già ucciso Giovanni Falcone. Dai discorsi fatti capì che gli interlocutori facevano riferimento alla circostanza che l'allora colonnello, poi divenuto generale Mori, che non venne espressamente indicato, ma che era facilmente individuabile dai riferimenti fatti dai funzionari della DIA, di cui non ricordo i nomi, scendeva spesso a Palermo e aveva contatti all'interno di Cosa Nostra per trattare. L'argomento, le do questa indicazione anche temporale, l'argomento ricordo che venne discusso a margine di uno dei tre interrogatori in cui era presente, lei dice per sbaglio il dottor Mori, ma subito si corregge e dice il dottor Borsellino. Esatto, allora, quindi Mutolo, mi ascolti un attimo, quindi ha capito adesso qual è il punto. Da questo verbale, che risale al 2009, mi pare... 23 marzo 2010. Risulta che lei ha allora ricostruito questo episodio in cui era presente Borsellino, che parlava con soggetti della DIA, non meglio specificati lì, ma lei parla di interlocutori, quindi evidentemente c'è un colloquio tra Borsellino ed altri e alcuni di questi soggetti. Ed è nell'ambito di questo colloquio che lei ha ascoltato che viene fatto il riferimento al generale Mori, allora colonnello Mori. Oggi lei ci aveva detto sinora qualcosa un po' di diverso. Non nominativo, dice nel verbale. Non nominativo. Finora lei ci aveva detto qualcosa un po' di diverso, cioè che ascoltò o percepì questo riferimento a Mori non nell'occasione in cui era presente Paolo Borsellino, quindi in uno di quegli interrogatori, ma in un'occasione non meglio precisata in cui lei, frequentando o vivendo addirittura là negli ambienti della DIA, ha ascoltato colloqui tra esponenti appunto della DIA. Cosa ci può dire in proposito? Cerchi di essere più preciso possibile. Signore, sono presente, io mi sforzo di ovviamente nei limiti chiaro, in cui la memoria l'aiuta. No, nei limiti anche di quello che io posso dire, cioè io parlo di aver ascoltato questo e siamo noi nel 1992, mi sono spiegato, quindi ci sono dei commenti, si parla, dopo nascono diverse cose, cioè dopo nasce il discorso di Ilardo, nasce il discorso di altre persone che mi trovo sempre io nel mezzo, perché io sono uno che sono in contatto con Gianni di Gennaro, sono uno che mi mento anima e corpo per aiutare lo Stato a questa lotta, diciamo, alla mafia, esatto. Quindi quando io faccio questo interrogatorio nel 2009, nel 2010, ho le idee più chiare del 1992,
quindi se qualche cosa a me nel 1992 non mi tornava chiaro, va bene, dopo 9 anni, diciamo, con tutto quello che viene, diciamo, con i collaboratori, con altri personaggi, per me, diciamo, è più facile leggere una pagina che ci sono dei punti interrogativi, cosa vuol dire quei punti interrogativi? Non so se, che, però al di là della sua Mutolo, al di là della sua lettura successiva, io e anche la domanda del presidente era in questo senso, era sul suo ricordo di quel luglio 92, di uno di quei 3 incontri che ha avuto con il dottore Borsellino. Sì, sì, no, no, ma di questo sono certo, non avrei motivo di dire io queste cose, io soltanto posso essere ora più logico nei miei discorsi, perché dopo 20 anni, diciamo, le cose si sono più appianate. Sì, ma scusi, per Mutolo, esempio, lei dice io di questo sono certo, ma di che cosa? Cioè lei è certo che il nome che Borsellino, mi ascolti Mutolo. Sì. Lei è certo, cerchi di essere, quindi risponde alla domanda in maniera più, a questo punto, anche secca, perché tanto il contesto l'ha ricostruito. Lei è certo di aver sentito il riferimento al colonnello Mori, nominato o non nominato, ma implicito e comunque identificabile, alla presenza che sia stato fatto al dottor Borsellino, quindi alla presenza del dottor Borsellino, sì o no? Innanzitutto risponda a questo. No, no, in quel momento io non sento questo nominativo del colonnello Mori, no. Io logicamente risalgo al colonnello Mori per tutte le altre cose. E allora le faccio un'altra domanda. Lei non sente il nominativo del colonnello Mori, sente sempre in occasione di questo colloquio Borsellino con esponente la DIA un riferimento ad un ufficiale dei carabinieri non meglio identificato, sì o no? Sì signore, sono i carabinieri, sì. Quindi sì. Sente questo riferimento e poi le ricostruisce molti anni dopo che si trattava di carabinieri. Va bene, fermiamoci così, fermiamoci qua e andiamo avanti con la domanda. Sempre... Presidente, scusi, che sono i carabinieri, cioè quando noi parliamo di carabinieri parliamo come del generale Mori, cioè io le ho chiesto innanzitutto quello che le ha ascoltato, poi quello che le ha dedotto successivamente, ce l'ho detto, ne prendiamo atto, ma a noi interessava, perché la domanda del pubblico ministero era questa, era precisa, innanzitutto quello che fu detto, il riferimento specifico che fu fatto in quell'occasione. La domanda, lei ha già fatto riferimento al fatto che Borsellino stava parlando non con lei ma con degli interlocutori, ha già detto che non ricorda chi, ma erano probabilmente della DIA, e ha fatto i nomi del personale della DIA che solitamente l'accompagnava in queste circostanze. La mia domanda, per capire appunto gli interlocutori quali potevano essere, capitava nel corso di quegli interrogatori che avvicinasse, che ci fossero anche altre persone della DIA che magari per un saluto o per uno scambio e che lei non conosceva andassero a trovare nelle pause di quegli interrogatori il dottor Borsellino? Guardi, mentre mi interrogava proprio no, magari quando dopo andavano negli altri uffici, insomma, si tratteneva, non è che andava via subito il dottor Borsellino quando... Quindi nelle pause poteva capitare che vi raggiungesse anche personale della DIA che lei non conosceva di viso? Guardi, non lo so, non lo posso dire questo con certezza, io so, non ho capito bene la domanda che ha un riferimento. Cioè questo discorso di Paolo Borsellino sulla dissociazione, anche se lei non ricorda gli interlocutori, può averlo fatto con interlocutori che non erano proprio a lei noti? Allora, scusate, perché altrimenti se facciamo domande così un po', non voglio dire involute, ma insomma non riusciamo a ottenere delle domande precise. Allora, la domanda del pubblico ministero è questa, Mutolo, mi ascolti. In questa occasione, oltre ai soggetti della DIA che lei ha nominativamente indicato, Giordano, Barone o altri, eccetera, ce n'erano altre persone presenti, per quello che è il suo ricordo, che lei non ricorda nominativamente? Quindi c'erano più persone oltre quelli soliti che lei ha indicato? No, c'erano persone però che venivano là da Palermo, però non è che ascoltavano l'interrogatorio mio. No, non mi riferisco all'interrogatorio, mi riferisco a quel colloquio a proposito dei benefici ai dissociati tra Borsellino e personale della DIA.
oltre a Barone, Giordano o eventualmente, se c'erano, perché potevano anche non essere, lei questo non ce l'ha precisato, comunque oltre a quelle persone che lei ci ha indicato nominativamente della DIA, ricorda se ci fossero altre persone diverse pur appartenenti alla DIA? Guardi, io mi ricordo che veniva, diciamo, spesso, diciamo, l'ho visto più di una volta, e me lo ricordo a questo perché mi veniva a guardare con un certo interesse, che io non capivo che cosa c'era da guardare, un certo La Barbera, non so che cosa era, insomma, il capo della polizia di Palermo, insomma, io lo conoscevo così di vista, non avevo molto conoscenza, però questo non mi parlò mai, soltanto veniva e mi veniva a guardare. Ma queste in occasioni diverse rispetto alla presenza del dottor Borsellino, o anche in quell'occasione? Cioè che nell'occasione che c'era il dottor Borsellino, però io non so se dopo loro parlavano, cioè io lo vedevo in altri uffici, oppure lui avvicinava magari dopo, non ne, sì, però si fermi, si fermi qui, ascoltiamo le altre domande del pubblico ministero, si fermi, sì, qui. Signor Mutolo, un'ultima domanda su questo punto, dai verbali a cui abbiamo già fatto riferimento risulta che lei ha parlato di questo tema, la dissociazione, il commento di Paolo Borsellino, a partire dal 5 novembre 2009. La mia domanda è questa: ricorda di averne parlato all'autorità giudiziaria prima, e se no, perché ne ha parlato per la prima volta nel 2009? Guardi, io ho parlato in quell'occasione del 2009 perché nel 2009 a me mi hanno interrogato, cioè io non è che ho trattato soltanto un argomento, cioè io non è che ci posso dire al giudice parliamo di questo argomento. Il giudice mi ha fatto delle domande su un certo periodo e io ci ho risposto di quello che sapevo nel 2009. Se venivano nel 2002 o nel 2000 o nel 93 o nel 90, io ci rispondevo, anzi potevo essere più preciso perché i miei ricordi potevano essere più freschi. Dopo diversi anni, logicamente qualche cosa magari mi sfugge, non voglio essere io presuntuoso a dire una cosa che non è, però io ho risposto al giudice perché il giudice mi fece una precisa domanda. Lei ha sentito parlare di queste cose e io ho risposto di quello che sapevo. Va bene, passiamo molto sinteticamente ad un secondo argomento che lei aveva già preannunciato prima, quando ha detto che in discorsi fatti con il suo capomandamento, e poi ci dirà chi è questo capomandamento con cui ha fatto questi discorsi, capitò di commentare il maxi processo e l'esito del maxi processo. Allora io le chiedo, in che occasione ebbe questi discorsi con il suo capomandamento? Chi era in quel momento questo capomandamento con cui ha fatto questi discorsi e ha commentato il maxi processo, e anche di riferirci il contenuto di quello che le fu detto, che le fu riferito? Il mio capomandamento è dopo la morte di Saro Riccobono, è stato Giacomo Gambino, detto Utignuso, una persona che io conoscevo da tantissimo tempo. Noi nella fine del maxi processo siamo assieme a Palermo nella fine del primo grado, perché lui viene arrestato dopo che era stato all'ospedaletto, rientra a carcere e quindi ci troviamo alla sesta sezione, subiamo le condanne, dopo noi partiamo diverse persone in diversi carceri e quindi ci perdiamo di vista, ci ritroviamo in galera nel 1991, quando io vengo arrestato, ci ritroviamo a Spoleto, nel riparto dell'infermeria. C'erano altri mafiosi, però quello che a me interessava era, diciamo, lui, il mio capomandamento, in cui, siccome io da diverso tempo non mi andavo a prendere i soldi, perché lui ha tipo che mi rimprovera, che mi dice: Gaspare, vedi che tu hai tutte le mesate, tutte conservate, però siccome io avevo
come si dice, dei sospetti che mi volevano eliminare perché avevo sentito una telefonata a Gavarrano che faceva un certo campanella della famiglia di Catania a Condorelli, in cui cercavano di attirarmi a me in un trainello per farmi scomparire, perché ci dovevano fare un favore otignoso, cioè questo l'ascolto io con le mie orecchie, quindi io mi guardo bene di scendere a Palermo o di parlare a Palermo. Io di questo, io sono in contatto con un grosso personaggio mafioso che viene scomparso forse perché vengono a sapere che era in contatto con me, un certo Giuseppe Leggio, cugino di Rina, di Luciano Liggio, insomma, che stava a Medicina, che io ci andavo con la mia famiglia, insomma, però guardandomi sempre bene. Quindi a un certo punto questo si vuole, diciamo, vuole attirare la mia simpatia, dire ma perché? E allora io ci dico no, perché ho avuto da fare, non l'ho ritenuto opportuno, e lui mi raccomanda, senti, appena tu esci devi andare, devi cercare o a me o a Totorrina. Dice, da altre persone non andare, perché io ce lo fece capire che siccome io dovevo avere dei soldi di diversi soci che avevo, costruttore eccetera eccetera, mi dicevano tutti, quando esci noi chiudiamo i conti. Quindi io di questo capivo che c'era qualche cosa che non andava, quindi lui per farmi capire, diciamo, che aveva fiducia in me, che io ero ancora nelle sue grazie, mi spiega che avevano fatto l'ultimo tentativo per il maxi processo con la morte di Scopelliti. Mi dicevano che a Roma le cose non andavano tanto bene perché avevano saputo che erano riusciti Falcone con i figli di Della Chiesa ed altri a smuovere a Carnevale della prima sezione, e quindi sicuramente questa garanzia che loro avevano da alcuni personaggi politici, perché durante tutto il maxi processo noi abbiamo la certezza, i messaggi che arrivano dai politicanti, va bene, che in appello e dopo in Cassazione il maxi processo veniva a scomparire, che il giudice Falcone non doveva fare più il magistrato perché poteva andare a fare l'ambasciatore, perché già c'era tutto organizzato anche di alcuni avvocati che mentre si davano presenti al processo di Palermo erano assenti e presenti in altre aule di tribunale. Quindi questo era un discorso che già noi sapevamo, che il giudice Carnevale a Roma era un motivazione per buttare a terra il maxi processo, completamente scancellarlo proprio. Quindi mi racconta questo, e io queste cose ce le racconto al giudice Falcone, di queste preoccupazioni, di queste tentative che avevano avuto, insomma, e forse a dottore Falcone. Signor Mutone, mi ascolti, lei ha fatto due volte riferimento al dottor Scopelliti. Quando ha avuto questa conversazione con Gambino le ha detto qualcosa sul dottore Scopelliti? Sì, Gambino mi dice che avevano scoperto che il dottore Scopelliti, senza essere autorizzato ufficialmente, si stava studiando il maxi processo a casa sua. Quindi, siccome tra i calabresi e i siciliani ci sono stati sempre dei buonissimi rapporti, allora hanno capito che bisognava eliminare, diciamo, il dottore Scopelliti, anche per il processo essere rinviato perché si sperava alle scadenze, insomma, non si voleva cadere nelle mani di persone che effettivamente guardassero le cose per come erano, insomma, pensavano sempre che questo processo, che il maxi processo, lo dovessero fare personaggi che erano in contatto con la mafia, o politicamente oppure per altri discorsi. Un'ultima domanda, signor Mutolo, sempre da Gambino, in occasione del periodo di codetenzione, aveste modo di commentare iniziative legislative o governative provenienti dai ministri Martelli e Scotti? Ricorda se furono fatti questi nomi con Gambino? No, con Gambino no. Io di questo Martelli, diciamo, per i socialisti, ero, mentre ero io nel maxi processo,
siccome logicamente abbiamo avuto tutti ordine di non votare DC ma votare Martelli, il discorso qual era? Che hanno voluto dare un segnale forte, forte, forte alla DC, che anche la mafia era in condizione di non votare più alla DC, perché già si era perso tempo. Diciamo, lei pensa che il maxi processo parte del 92, dell'82, 83, 84, sono tutti i rapporti di quel periodo, quindi fino all'87, dopo tre anni, quasi quattro anni, noi siamo ancora in primo grado con tante persone, diciamo, e personaggi importanti che non erano abituati a stare in galera, ad avere imputazione per la mafia. Quindi si è voluto dare, diciamo, questo voltafaccia, diciamo, alla DC. E c'era, per un certo periodo ci fu la competizione tra i radicali e tra i socialisti. Signor Mutolo, la mia domanda, poi se il Presidente vorrà, insomma, approfondire questo tema che ora sta tornare alla domanda. La mia domanda era quella sulla sua pertinente conversazione con Gambino, se appunto erano state commentate iniziative normative, e sostanzialmente mi ha risposto, e per il momento il pubblico ministero non ha altre. L'unica cosa che Gambino mi ha detto è che avevano fatto una legge, e quando loro erano usciti per scadenza temero per gli arresti domiciliari, e logicamente tutti assieme si sono visti tutti con le guardie sopra i tetti pronti a sparare se questi tentavano di uscire, dicendo delle parolagge, ovviamente che c'era una, come si dice, un'eversione contro questi mafiosi e che davano la colpa a dottore Falcone. Non ci sono altre domande, Presidente, per il momento. Anche il dottor Di Matteo, quindi terminato, va bene. E allora fermiamoci qui. Cominciamo con le parti civili, se qualcuno intende fare delle domande. E allora, i difensori. Se posso intervenire io, difesa Mancino, perché cercherei di prendere un volo. Prego, appena inizio. Terminato l'esame, il controesame. Buongiorno signor Mutolo, difesa Mancino, avvocato per Gentili. Vorrei riagganciarmi subito a quanto lei ha dichiarato all'esame del pubblico ministero e concentrarmi un attimo sull'interrogatorio con il dottor Borsellino del 1 luglio del 92. Lei oggi ha detto che non ricorda se quando il dottor Borsellino si allontanò fosse andato via anche il dottor Aliquò, cioè ha detto che Aliquò era presente all'interrogatorio, però non ricorda se andò via. Vuole fare uno sforzo di memoria rispondendo alla mia domanda, se ricorda che andarono via entrambi? Che si assentarono entrambi e tornarono entrambi insieme? Io credo che sono andati assieme, io credo, però esatto. Non sono sicuro al 100% perché non è, per me era una cosa secondaria se erano andati assieme o meno, però sicuramente. Sì, ecco, perché lei ha già risposto a questo per aiuto appunto alla sua memoria. Io le contesto il verbale reso a Caltanissetta il 14 aprile del 99, Borsellino Ter, dove lei sostanzialmente disse che entrambi si allontanarono, entrambi erano presenti sia alla prima parte dell'interrogatorio sia al ritorno quando questo interrogatorio riprese. Sì signore. Esatto. E allora lei me lo conferma e quindi posso proseguire poi con le mie domande. Oggi però lei ha detto che aveva ricevuto, il dottor Borsellino aveva ricevuto una telefonata dal ministero e poi ha detto ha chiamato il ministro. E lei
sempre in questo interrogatorio ha dato risposta diversa. Lei è sicuro che abbia chiamato il ministro? No, Presidente, vogliamo, mi scusi, ritornare un momento su questo argomento? Perché se dice ha dato risposta diversa, contesti, allora, per favore. No, no, un attimo, facciamo faccia la domanda anziché ripetere, poi vediamo la contestazione eventualmente. Come sa che ha chiamato il ministro? Allora, no, la domanda, lei sa chi chiamò? Lei sa chi chiamò il dottor Borsellino? Chi fu l'interlocutore di quella telefonata? Ha preso il telefono il dottor Borsellino. Sì. Quindi si vede che o ci hanno telefonato sul cellulare, perché io non ricordo che aveva altro telefono là. Io penso che l'hanno chiamato sul cellulare. E lui quando se ne andò, siccome era un, come si dice, il primo interrogatore, una cosa almeno importante per quel periodo, va bene, magari ora non è più importante, ma in quel periodo era molto importante, il dottore Borsellino era come indispettito che era stato disturbato, quindi mi dice, mi ha chiamato il ministro, cioè andando al ministero come un discorso a dire, va, la colpa non è mia, cioè allora, quindi Mutolo, mi ascolti perché dobbiamo essere qui, anche qui precisi, quindi lei sa soltanto che Borsellino, ovviamente non sa chi l'ha chiamato, disse mi ha chiamato il ministro e quindi devo andare, però vorrei che lei precisasse adesso un'altra cosa, perché lei adesso fa riferimento a una chiamata sul telefono cellulare, mentre prima mi è sembrato che avesse fatto un discorso diverso, perché lei ci ha parlato della sorpresa del dottor Borsellino per il fatto che fosse stato rintracciato lì dove stava facendo quell'interrogatorio, atto che doveva essere segreto. Lei ricorda questo particolare, quindi ci conferma questo particolare adesso, che la telefonata fu ricevuta su un cellulare o su un telefono fisso di quell'ufficio? Guarda, io penso che lui l'abbia ricevuto, cioè non posso essere sicuro al 100%, però io penso che l'hanno chiamato sul cellulare, non mi ricordo bene se l'hanno chiamato o no, però ovviamente ci ha risposto il dottore Borsellino, non è che hanno risposto sia Liguo che Borsellino, non è che avevano due telefoni, quindi non capisco la domanda in cui a chi hanno telefoni, dal ministero hanno chiamato direttamente al dottor Borsellino, e il dottor Borsellino, a meno che io ricordo, ha detto questo, mi ha chiamato il ministro, devo andare al ministero per salutarlo, non so che cosa mi deve dire questo. Presidente, prendiamo, io vorrei altro, fare una contestazione, perché il contrasto non è su dove sia arrivata la telefonata, se è un telefono fisso o un cellulare, perché effettivamente lui ha già detto che l'ha avuta al cellulare. Quello è un chiarimento che ho ritenuto di chiedere. No, ha ragione, però già l'aveva detto che era stata ricevuta la telefonata da Borsellino al suo cellulare, quindi su questo non c'è contestazione. La contestazione invece è su chi avesse chiamato, perché sempre in questo interrogatorio che io ho citato, lui riferisce al pubblico ministero, dottoressa Palma, ma dica una cosa, cortesemente, avvocato, la pagina in più punti, per la verità, no, se vabbè, sta quello che sta leggendo lei, però sì, ci può dire sì, che pagina sì, è. A pagina 15 dice, mi dica una cosa, le disse il dottore Borsellino per quale motivo si stava allontanando, dove stava andando, le diede qualche indicazione? No, ha detto solo che stava andando al ministero, quindi io credo che più che altro, diciamo, non l'ha detta a me ma l'ha detta al giudice Aliquo, però quando sono usciti io le ho visti uscire insieme. E poi riprende qualche rigo più sotto, insomma lui ha detto, per volersi giustificare, che stava lasciando questa interrogazione, va bene, che doveva andare al ministero. E anche a pagina 11 lui dice, dice Mutolo, lui riceve una telefonata, parlò, posò il telefono, dopo una decina di minuti c'erano quelli là che battevano sul computer, senti, dici, mi debbo assentare una mezz'oretta, dici che debbo andare al ministero. Cioè, da questo suo esame,
noi ricaviamo che lui le disse solo che doveva andare al ministero, ma non le disse chi l'aveva chiamato. Allora, sull'aveva chiamato aveva già risposto, quindi però, mi sembra che debba precisare questo, se per quello che è il suo ricordo, se il dottor Borsellino disse mi ha chiamato il ministro o mi hanno chiamato dal ministero, come allora ha dichiarato. Presidente, io che sforzandomi di ricordare, io mi ricordo che il dottor Borsellino mi ha detto io devo andare dal ministro, cioè non al ministero, perché al ministero uno può andare da tante persone, può andare dall'usciere alle, non lo so, a qualsiasi altra persona, ma io, cioè non è che... Certo, mi rendo conto che la differenza... Comunque, prendiamo atto, andiamo avanti con le domande. La contessa, allora, se lui ricorda, perché poi Presidente... Io voglio... Sì, prego, mutolo, dica. Voglio precisare questo, che quando io faccio un'interrogazione, io, almeno, cioè, ora io vado capendo che le virgole sono, si debbono mettere al posto giusto, ma 20 anni fa, 15 anni fa, sì, uno fa un'interrogazione, insomma... Non è che ora per me aveva importanza dire vada al ministro oppure al ministero. Per me era scontato dire va al ministero, perché è il ministro che lo chiama, perché quando ritorna lui dice che vada al ministro. Cioè anche il senso che io posso capire, che posso concepire, come mi posso esprimere. Cioè non è che io sono un avvocato, un magistrato che posso mettere le virgole ogni cosa. Io mi esprimo da una persona che ha la quinta elementare, cioè non so se sono... È stato chiaro, si fermi qui, andiamo avanti, sì, con le domande. Su questa questione, va al ministro o va al ministero? Che sulla quale direi di non soffermarci più. No, ha già lo chiederemo, Presidente, poi al dottor Aliquo, risposta, che ha detto che chiamo il capo della polizia Parisi. Aliquo eventualmente lo sentiremo, cosa lei nella lista. E quindi che l'autore della telefonata fu il capo della polizia. Ma non è questa la sede per fare commenti o valutazioni su quello che hanno detto altri testi. Vabbè, andiamo avanti con le domande. Anche perché l'avvocato, mi scusi, l'avvocato ha letto una contestazione... Diciamo, ha letto soltanto in parte quel verbale. Sì. Ma mi sembra che possiamo superare questo punto. Perché poi in un'altra parte del verbale, proprio con riferimento a quello che ha detto Mutolo, viene contestato un verbale ancora precedente del 97, in cui il Mutolo dice che tornando si era lamentato, e così poc'anzi ha detto, a spiegazione del fatto che l'aveva convocato il ministro, non genericamente il ministero, dice ma quale ministro è ministro? Sono andato lì o chiedo scusa, posso finire il mio esame? No, perché, no, perché lei no, ha contestato, potrebbe io non ho mai interrotto il pubblico ministero. Sì, però potrebbe, lei ha letto un passo di un verbale, questo passo anch'io, e se questo passo non è completo, ma io lo leggerò anch'io questo verbale, ma sotto un profilo diverso. E vabbè, allora facciamo completare il pubblico ministero su questo profilo che è attinente a quello che ha detto lei, perché ne resti traccia, poi le valutazioni, esatto, evidentemente le faremo. Senza nessun tipo di polemica, ma siccome nella risposta alla contestazione il Mutolo ha fatto riferimento ad ulteriore conferma del suo ricordo di aver saputo che il dottor Borsellino era stato convocato... Sì, io direi di non fare questa valutazione. Vabbè, leggiamo questo passo, esatto, che lei ritiene debba, allora, collegarsi all'altro, e poi andiamo avanti. Ancor prima, il 19 luglio del 1997... Nel processo per la strage di Capaci, leggo dalla contestazione del PM del processo Borsellino Ter, erano state riferite queste parole dal Mutolo già nel 97. Pagina 16 del verbale del Borsellino Ter. Quando io vedo che lui si accende due sigarette mi metto a ridere e così scherzosamente ci dico ma scusi signor giudice, ho capito che era molto distratto ma doveva essere contento perché ci è andato dal ministero. Dice Borsellino ma quale ministro è ministro? Sono andato dal dottor Parisi e dal dottor Contrada, ma comunque me l'ha detto molto seccato, molto dispiaciuto, con fare stanco, mi si vedeva chiaramente che la cosa non era gradita, eccetera eccetera. Prendiamo atto e andiamo avanti con le domande. Sì, questa contestazione
volevo farla anch'io, perché io in precedenza, se posso, mi riferivo al momento prima di andare, cioè che prima di andare non l'avesse convocato il ministro. Facciamo adesso questa la domanda, se le ritiene, faccia la domanda. Scusa Presidente, mi pare che questa lettura di questa contestazione non chiarisce il punto. Questa è una sua valutazione che in questo momento non possiamo recepire. Oh. Vada avanti. Allora, adesso lei su quello che ha riferito oggi, lei ha detto che era agitato dopo aver parlato... Mi scusi Avvocato, però purtroppo... Proprio a proposito del momento prima di andare dal ministro. No, se è connesso alla valutazione che ha fatto l'avvocato, no. Siccome è una valutazione che non ci riguarda in questo momento. No, Presidente, è connesso alla contestazione che ha fatto l'avvocato. Quale? Ancora non l'abbiamo sentito. No, la contestazione già operata sul punto di quali furono le parole di Borsellino prima di andare via dalla DIA. Sentiamo, vediamo se è rilevante effettivamente. A che pagina, chiedo scusa? Pagina 17, pubblico ministero. Signor Mutolo, io le vorrei chiedere, le ho dato lettura del verbale perché lei dovrebbe farmi due precisazioni. La prima è questa: quando il dottor Borsellino andò via, parlò di andare dal ministro Mutolo Gaspare? Sì. Vabbè. Prendiamo atto, ma non credo sia necessario qua fare alcuna ulteriore domanda al Mutolo, perché lui ha già risposto su questo. Poi le valutazioni rispetto alla contestazione saranno fatte quando sarà il momento. Prego, sì, Avvocato. Sì. In questo verbale lei riferisce anche dell'atteggiamento, e ne ha parlato anche oggi, dell'atteggiamento che aveva il dottor Borsellino al rientro da questo incontro con il ministro presso il ministero. Mi può precisare quale fu l'atteggiamento, che cosa disse e quale fu in modo preciso l'atteggiamento del dottor Borsellino al suo rientro? Qui dovrebbe ripetere però quello che già ci ha detto. Sì, ma se io me lo può precisare in un modo più concreto, per esempio, faccio una domanda più specifica, perché far ripetere tutto quello che ci ha detto stamattina. Era arrabbiato? Questo. Per quale ragione? Guardi, il dottore Borsellino si vedeva che era arrabbiato, dispiaciuto, contraddetto, io non so come spiegarmi. Il dottore Borsellino non è che venendo là subito parla con me, perché io sono uno che lui mi deve spiegare quello che va a fare, cioè me lo dice dopo, perché quando ci fu il discorso delle due sigarette, sì. Comunque, siccome è una persona che giustamente comprende che io sono là perché sono vicino a lui, perché sto collaborando, perché ci sono tanti motivi in cui logicamente io ci dico: dottore, ma c'ha due sigarette? E lui mi dice quelle cose, ma perché nasce il discorso delle sigarette? Non perché sì, il dottore scusi, Mutolo, anche se lei l'aveva già detto prima. Mi ascolti, Mutolo, la domanda è se lei sa il motivo per cui Borsellino fosse arrabbiato. Per cui fosse molto contrariato, arrabbiato. Ma io credo che era contrariato perché ha visto a Contrada, visto a Parisi. L'aveva già detto prima, stamattina, e quindi mi sembra che possiamo andare avanti. Vediamo se c'è una contestazione su questo punto, perché altrimenti... No, chiarito in questi termini. Ma chiarito, per la verità l'aveva già detto anche stamattina da quello che noi avevamo ascoltato, ma, sì, ma poi, evidentemente non è stato va bene, chiarito in questi termini, non vi è una contestazione, perché lo dice in termini più allora espliciti, ma la sostanza Avvocato, è questa. Andiamo avanti. Allora. La sostanza è questa. Quando rientrarono erano sempre entrambi, no? Mi sembra chiaro questo, sia il dottor Aliquò sia il dottor Borsellino, corretto? Vado avanti, ha già risposto prima, gliel'ha sì. Fatta la domanda. Le disse qualcosa anche il dottor Aliquò? No, non mi ricordo. Parlarono a me di quello che mi diceva il dottore Aliquò, avvocato, non so se mi esprimo bene, non è che mi interessava tanto, mi sono spiegato, perché per me io avevo gli occhi soltanto per il giudice Borsellino,
Cioè il giudice Borsellino poteva venire con altre persone, ma non perché voglio dire qualche cosa male, però io in quel momento sono tutto per il dottore Borsellino, per come prima ero tutto per Falcone. Mutolo, si fermi un attimo, perché anche qua è bene che sgombriamo il campo da un possibile equivoco. Nel momento, quindi le faccio anche qui una domanda precisa, nel momento che per sintetizzare possiamo dire in cui Borsellino aveva le due sigarette in mano, quindi siamo prima che venisse l'interrogatorio, perché lei ha detto dopo c'erano tutte e due, si è ripreso l'interrogatorio, eccetera. Ma io le faccio una domanda specifica, in quel momento in cui c'era quella rabbia, quella contrarietà per così dire, il dottore Borsellino si era acceso le due sigarette contemporaneamente, eccetera, il dottore Aliquò era presente o no? No, non era presente. Ecco, e allora, così anche qui questo l'abbiamo chiarito, andiamo avanti. Avrei a questo punto contestato la frase, ma l'ha già letta il pubblico ministero, cioè sul motivo per cui il dottor Borsellino era contrariato. Ha risposto, quindi penso però che possiamo andare. Però se potessi completarla, quando dice, ma quale ministro e ministro? Dice, sono andato dal dottor Parisi e dal dottor Contrada. Ma comunque me l'ha detto molto seccato, molto dispiaciuto, con fare stanco, si vedeva chiaramente che la cosa non era gradita. E poi più sotto dice, cioè, però era completamente diverso di come era andato, di come andò, insomma. Credo che non sia necessario chiedergli altro su questo. Andiamo io avanti. Non ho altre domande. Non ho altre domande. Allora, vediamo il difensore, avvocato Di Peri. Io provo a allontanarmi, a prendere un volo, chiedo scusa. Rimane l'avvocato Di Peri. Grazie. L'avvocato Di Peri, per Telecorale. Posso? Avvocato Di Peri, prego. Sì, pochissime domande. Signor Mutolo, lei all'inizio della sua collaborazione, che è avvenuta nel 1992, ha detto poc'anzi, l'ho anche riferito in altri verbali, che ha parlato di omicidi da lei commessi senza che fosse sospettato o indagato per questi omicidi, è così? Signor Mutolo, mi sente? Sì, lo sento. Sono stato chiaro? No, perché sto riflettendo su questa domanda e ci voglio fare accorciare tempo. Senti, io ho parlato degli omicidi che io ho commesso. Ecco. Siccome ho detto stamattina, io avevo una strategia, quella di cercare collaboratore, va bene, no, ma scusi, e convincere altri mafiosi a collaborare. L'avvocato Di Peri sta anticipando la sua risposta, appunto, che sappiamo tutti dove... Io però ho fatto una domanda secca e vorrei una risposta secca, se possibile, e poi procedo. Se lei mi consente questo metodo. Io la consento, ma effettivamente, siccome sappiamo tutti a quale omicidio lei si riferisce, potevamo già accorciare i tempi. Lei si è autoaccusato di omicidi per cui non era neanche sospettato? Questa è la prima domanda. L'ho già detto stamattina. Sì. Oh, si è anche autoaccusato di omicidi che non ha mai commesso? Sì, signore. Due, e c'è un motivo allora, che glielo voglio spiegare per la... Aspetti, Muto, lo faccia la domanda, per il momento no, si limita a rispondere. No, e lo so, non mi preceda, non mi a 150 anticipi. Volte che rispondo aspetta, io no, a questa domanda. E lo sappiamo, Muto, però lei deve rendersi conto che ogni processo ha la sua storia e quindi purtroppo ogni processo dovrà ripetere. Allora, va bene. Vediamo un attimo quali sono questi omicidi di cui lei si è dichiarato responsabile e non era responsabile. Chi erano queste persone? Allora, io mi sono messo, perché ricordavo male di una cosa, che io dovevo partecipare a questi due omicidi, che sarebbero Di Maggio e in Cirillo, quindi io ero in galera, io sono in galera, ma siccome, ripeto, il mio compito era di quello di invitare altri collaboratori, altri mafiosi a collaborare. Infatti, di quelle persone che io nomino in quello che lei ora mi dirà, guardi che tre hanno collaborato per quello che ho detto io, e non è che sono persone, diciamo, lavoratori, sono persone che si sono accollati centinaia di omicidi. Io ero in un posto dove o prima o dopo si doveva scoprire dove era, perché io sono al carcere, non è che sono
cioè a passeggio. Quindi però, siccome di quello che io sapevo attraverso quel lavoro che io stavo svolgendo e che ho portato a termine e ne sono contento, va bene, avevo questa mia strategia anche da fare, cioè di alcuni collaboratori, siccome a me mi erano arrivate all'orecchio che si meravigliavano perché lo Stato già in quel periodo ai collaboratori li, cioè, li garantiva, ci regalavano delle ville, ci regalavano dei soldi, allora io ho voluto dare forza a questo discorso. Conoscevo le persone che dovevano essere eliminati, dopo sono stati eliminati mentre io sono a carcere e mi ci metto anche io, cioè non ne, però tre, Anselmo, Ganci e Davì collaborano, altri tre non collaborano perché insomma ho fatto male i calcoli, va bene, non ne, però la strategia era questa. Io non è che nomino a un lavoratore e dico questo ha fatto un omicidio, io cioè avevo un compito ben specifico di controllare i mafiosi, di farli andare in galera e di cercare di farli collaborare. E guarda, le posso assicurare che tante persone anche dopo 5-6 anni hanno collaborato grazie alle mie dichiarazioni. Falso, altrimenti falso. Guarda, noi staremmo sempre che lei sicuramente avrebbe potuto essere uno di quello e dire ancora oggi no, ma la mafia, ma non, non esiste, non c'è la mafia. No, lasci stare queste valutazioni, mutolo, lasci stare questo tipo di giudizio. Allora, avvocato Di Peri, vada avanti. Lei sostiene, per quello che ci può interessare, che ci sono state altre collaborazioni grazie alle sue dichiarazioni false, è così? Sì. Oh. Questa falsità... Non false, diciamo, no, no, false no, perché stanno partecipando false. Insomma, a farle. Cioè lei si è accusato di omicidi mai commessi probabilmente per accreditarsi maggiormente nei confronti del programma di protezione, e questa non è una dichiarazione. Vabbè, questo, anche questo lasciamolo stare perché è una valutazione, d'altro è un dato di fatto. Allora, questa è una valutazione che fa lei, avvocato. Mutolo, si fermi, ascolti la prossima domanda. Mutolo, si fermi, ascolti la prossima domanda. Dico, sono fatti abbastanza ormai acclarati. La domanda, però Presidente, è giusto che emerga, che venga introdotta, infatti giusto. Le sto facendo anche fare le domande, atti, però inutile. Questi atti noi non li abbiamo ovviamente, certo, perché il PM non ce li ha depositati, quindi andiamo a memoria. E infatti ma le è giusto sto... che la Corte però ne prenda contezza. L'avrebbe potuto fare anche la difesa, ma comunque è giusto che vengano introdotte. Possono essere introdotte anche no. Va bene. Un'ultima domanda, signor Mutolo. Com'è venuta fuori poi la verità? Com'è? E da parte di chi si è potuto scoprire che lei in effetti su questi omicidi aveva mentito? È stato lei, no, che è rinsavito? Innanzitutto... Prego. Cioè, innanzitutto perché io sono al carcere e dopo logicamente, va bene, di queste persone in cui tre hanno collaborato e quindi hanno detto la verità, che io non c'ero, non io non insomma che ho detto no, ero a passeggiare, cioè o prima o dopo dovevano uscire fuori questi discorsi, perché ripeto, i giorni in cui succedono questi omicidi che io sapevo che dovevano essere fatti, io sono al carcere di Teramo, quindi tranquille, ma per dare diciamo più forza a quelli, vabbè, che queste persone detto, dicevano che lo Stato vabbè, è questo, sì, va bene, la spiegazione l'ha data, la spiegazione l'ha data su allora, questo quindi scusi. L'avvocato in sostanza le chiede questo, se poi lei è ritornato indietro su queste dichiarazioni spontaneamente o soltanto dopo che altri hanno ricostruito questi omicidi in maniera diversa, soprattutto credo anche con riferimento anche ai luoghi diversi rispetto a quelle che lei aveva indicato. È così? Certo, sì, sì, sì. Dopo ho detto così che abbiamo chiarito, sono episodi. Ho raccontato male, insomma, quindi la verità è dopo, la logicamente verità è... io sono in galera, succedono questi omicidi e logicamente io non sono presente, non è che sono presente, quindi mi raccontano male e il male mio che cos'era? Io mi sono inserito... Si fermi, muto, aspettiamo, ascoltiamo le altre domande. Ben compreso. Avvocato Di Peri, però io direi, sì, vabbè, no, no, è giusto, ha fatto lei bene, volevo solo sapere, ha fatto bene ad introdurre anche questo, in questo processo ovviamente questo aspetto, perché è necessario fino alla valutazione complessiva delle dichiarazioni del mutolo, della persona mutolo, però
non è necessario approfondirlo, no, perché no, sono fatti abbastanza noti e quindi possiamo andare avanti. Se poi la verità è venuta fuori grazie alle dichiarazioni di Ganci, che ha detto che questo è quello che sostanzialmente abbiamo capito. È così, sono le persone che sono state chiamate, che poi si sente hanno collaborato ricostruendo, sì, ma grazie, in maniera diversa gli omicidi. Grazie a Mutolo che ha collaborato Ganci. Questa, grazie a Mutolo che ha collaborato Ganci. Inutile, si fermi Mutolo, non è necessario andare avanti su questo. Avvocato Di Peri. Ho terminato, Presidente, grazie. E allora andiamo avanti con gli altri difensori. Avvocato Anania. Buongiorno Mutolo. Buongiorno Mutolo. Buongiorno. Senta, appunto, lei ha riferito, riferendo nella sua paternità, partecipazione all'omicidio di Di Maggio e di Inserillo Salvatore. Ma lei è stato smentito in questa accusa? Se sì, e da chi? Avvocato Anania, allora quello che abbiamo detto credo che non sia necessario approfondire, sono dati accertati. Possiamo semmai chiedere, io lo so che sono dati accertati e sono nella vostra corte d'assise, nella vostra cancelleria. Possiamo semmai chiedere a Mutolo, a completamento, io direi, di questo aspetto che non è necessario. Mutolo, lei è stato condannato per calunnia in relazione a questi fatti? Io sono stato condannato, no, ma qua non è c'è calunnia, c'è l'autocalunnia che a me, che mi avevano raccontato cose male, e quindi io ho porto un luogo in cui è indiscutibile che io sono là presente, cioè al carcere, quindi non è che... Sì, mi risponda alla mia domanda, in relazione a queste... Io so che sono stato denunziato, che mi hanno denunziato, ma io ci parlo del lontano, credo nel 94-95, quando ha collaborato finalmente Ganci e Anselmo. Lei ha riportato, e ascolti Mutolo, le risponde in maniera così secca, in modo che chiudiamo questo argomento che non credo sia necessario più approfondire. Ha riportato condanna in relazione a queste dichiarazioni? Guardi, io non lo so se sono state condanne, perché mi hanno fatto a me il cumulo, io ho subito, insomma, ora io sono libero, quindi non posso dire specificamente di quali reati sono stato condannato. E allora possiamo fermarci qui, anche perché questi sono dati di fatto che possiamo agevolmente documentare per chi interessa, possono essere agevolmente documentati da chi interessa. Presidente, non è completa la domanda, la risposta di Mutolo quando dice sono stato poi contraddetto da De Ganci. Lui è stato contraddetto dal collaboratore di giustizia Gaspare Di Maggio, lo ricorda? Sì, questo non ha specificato soltanto chi fosse, ma... Allora, ricorda lei che Gaspare Di Maggio abbia reso dichiarazioni su quegli omicidi, in particolare, in contrasto con le sue precedenti dichiarazioni? Guardi, signor Presidente, c'è stato un periodo in cui, diciamo, diversi collaboratori, insomma, io ci parlo che, per esempio, ce ne pento a uno, Franco Di Carlo, che è anche imputato in questo processo, era arrestato a Londra. Dopo 5 anni, quando termina di fare la sua pena, si prende la valigia per uscire e le guardie ci dicono: ma dove è lei? Dove sta andando? Lei c'è un mandato di cattura per Mutolo. Quindi lei non è che trova in tutto quello che diranno gli avvocati, perché giustamente se sarebbe per gli avvocati, ripeto la mia opinione, la mafia non esiste. No, a lei opinioni non è deve dare. Opinioni qui non ne deve dare, quindi... Si fermi, avvocato Nania. Facciamo delle domande, ma non ritorniamo su questa vicenda che ormai è abbastanza chiara. Mutolo, si fermi, ascolti se ci sono altre domande dell'avvocato Nania. Avvocato Nania, prego. Senta, un'altra domanda. Lei ha testimoniato nel processo Tempesta e con riguardo all'omicidio di Saro Riccobono. Lei ricorda le persone che ha accusato di aver commesso quell'omicidio? Chi erano? Riferisce delle frasi molto colorite in tal proposito. Sì, ma erano frasi colorite che effettivamente aveva quella persona in cui io lo dico. Infatti, quando questo si è impiccato a carcere di Milano, io a Salvatore Rina ci ho detto: questo si doveva impiccare 30 anni prima.
di tutto quello che ha commesso, avvocato, e siamo sempre là. Gli avvocati siete pagati per Mutolo, si fermi, valutazioni di questo tipo. Presidente, è giusto che lo dico questo. No, no, lei non lo deve dire. Non lo deve dire. Lei deve rispondere alle domande. Deve rispondere alle domande. Sì. Avvocato Nanini. Lei sta parlando allora, di una nel 1992, persona. Nel 1992, quando saltano in aria i giudici Falcone e Barcellino, se lei parla con questi avvocati, logicamente questi Mutolo, avvocati Mutolo, che... le ho già detto che queste valutazioni non possono trovare ingresso in questo momento, in questa sede. Avvocato Anania, faccia... Se, chi era la persona che si è impiccata nel carcere di Milano? Vediamo se ci arriviamo da un altro lato. Vuole dire? Che forse era un suo cliente, Giacomo Gambino, quello che dice che ho detto le frasi colorate. Sì. Avvocato Anania, insomma non è che ora... Sì, noi si fermi, Mutolo, risponda alle domande in maniera più secca. Anche a lei, quindi le è stato chiesto chi era, chi era il cliente, lei l'ho già detto, Giacomo Giuseppe Gambino. Giacomo Gambino, Giacomo Gambino. E quale sarebbe stata, insieme a chi Giacomo Gambino ha fatto questo? Questo che cosa, avvocato? L'omicidio di Saro Riccoboni. Questa è la domanda. Allora, dovremmo fare un passo indietro. Riccobono, dopo è stato chiarito che è stato fatto, diciamo, che io ne parlai con il mio compagno Davì Salvatore, che era fatto ad Ammusa, ma ripeto, il mio compito in quel periodo era tutto un altro, per come il compito degli avvocati cercare. Allora Mutolo, ascolti un attimo, risponda a questo, per così chiudiamo anche questo argomento che non credo che sia importante. Quindi mi ascolti che gli sto facendo una domanda, quindi così anticipiamo anche l'altra domanda dell'avvocato Anania. Quindi lei diede una ricostruzione dell'episodio in cui venne eliminato Rosario Riccobono, diversa da quella che poi è stata accertata successivamente sulla base di altre dichiarazioni di collaboranti e sulla base anche di processi conclusi con sentenza definitiva. È così, sì o no? Sì, è stato sì, così che io così. Faccio e delle basta, dichiarazioni nel 92. Basta questo, l'abbiamo già capito, che lei ha riferito di Giacomo Giuseppe Gambino, quello che le frasi che le furono dette, eccetera. Va bene. Andiamo avanti, avvocato Anania. Posso accennare brevissimo? No, non è necessario che lo accenni. Direi di andare avanti. Quindi anche questo abbiamo accertato che anche lì fu fatta una ricostruzione diversa dal omicidio dei due rapinatori in via Evangelista di Blasi. Lei si è autoaccusato di questo omicidio di due meccanici. Lei ha partecipato. Io mi sono accusato. Sì. Ma che dice, avvocato? No, lei forse sta sognando. Io ho detto questi due omicidi, c'è la prova certa che vengono presi Stefano Fontana e Bonura Francesco, perché dopo queste persone, Madonia ed altre persone, Carollo, avevano fatto questi omicidi, passa una macchina del viale Michelangelo, vedono confusione, allora si dividono diverse macchine. Stefano Fontana e Bonura Francesco, che era uno dei costruttori più importanti di Palermo, va bene, diciamo, scendono verso Palermo dal viale Michelangelo. La polizia li segue a distanza perché stanno chiamando rinforzi e in via San Pollo fanno una... Allora Mutolo, si fermi un attimo Mutolo perché anche qui è bene chiarirlo, perché in effetti qua la domanda dell'avvocato Anania non mi sembra che sia stata pertinente, nel senso che non risulta, almeno per quelli che sono gli elementi, ma altrimenti lei ce li dia prima. Credo che si riferisca al duplice omicidio Dominici Cazzese. Dominici, sì. Perfetto. E allora, siccome non risulta a nessuno che Mutolo si sia autoaccusato di aver partecipato a questo duplice omicidio, se lei ha delle dichiarazioni di Mutolo gliele contesti, altrimenti ci fermiamo qua. Non ce li ha, e allora probabilmente è un ricordo impreciso. Alla strage di Santa Rosalia lei ha partecipato? Io dovevo partecipare, infatti la sera stessa che mi avevano invitato, e non ho partecipato, però ho raccontato per Filippo e Sogno chi c'erano andati, quante persone erano state uccise,
e c'è il collaboratore Gaetano Gatto che dopo ha specificato che lui è uno che ha partecipato in quegli omicidi. Lei faceva poco fa a modo di esempio l'omicidio del sindaco Lipari di Castelvetrano, nel quale procedimento un ufficiale dei carabinieri avrebbe ascoltato o nascosto i guanti di paraffina per cui gli imputati erano stati assolti. Chi era questo ufficiale dei carabinieri? Chi era? Era un coronnello dei carabinieri che diede l'alibi a Mariano Agate, che ora poverino è morto e mi dispiace perché insomma era una persona, un mafioso, però era buono di cuore, e a Nitto Santapaolo e credo a un certo Leone, che erano stati fermati a non più di 2 ore del punto dell'omicidio, va bene, quindi ci avevano fatto il guanto di paraffina ed era positivo, va bene, dovevano giustificare dove erano stati Mutolo, l'episodio lei l'ha già raccontato, l'avvocato adesso le sta chiedendo se lei sa il nome di questo colonnello di cui ha parlato. No, ma si può vedere nel processo. Quindi lei non lo ricorda, quindi non lo ricorda, va bene. Avvocato Anania, vada avanti. Il processo è in corte d'assise, lo sappiamo, ma se è necessario lei ci può dare gli atti ci può produrre gli atti che ritiene utili. Lei non era imputato e neppure testimone in quel processo, Mutolo. Io sapevo chi l'aveva fatto, quando l'avevano fatto e perché l'avevano fatto. Io la smentisco e se vuole le dico perché. No, lei non deve spiegare, deve fare eventualmente delle contestazioni, sulla base di atti e dichiarazioni. Non c'è stato né guanto di paraffina, né perizia, avvocato Anania, né capitano, né colonnello. Se lei ha si è trovata, scusi. Avvocato Anania, no, non è questa la sede. Se le ha interesse può documentare acquisendola e producendo la sentenza che riguarda quei fatti. Si è trovata una velina nella casetta avvocato, dei carabinieri. Avvocato di Anania, si fermi, perché qui non è questa la sede per fare questo discorso. C'è una sentenza anche lì, più sentenze. Se lei lo ritiene la può produrre. Ma le mie domande servono e sono socialmente. La domanda l'abbiamo fatta. Lei ha chiesto se sapesse il nome, non lo sa, andiamo avanti. Perché la Corte tenga conto nella valutazione del collaboratore, dell'attendibilità del collaboratore di giustizia di avvocato Anania, con tutto il rispetto, però la Corte non può tener conto della spiegazione che ci dà in questo momento, perché non è questa la sede. Certo. Può tener conto eventualmente dei documenti che lei riterrà di produrre. Non ho altre domande, Presidente. Benissimo. E allora, avvocato Milo, l'avvocato Russo, chi vuole intervenire prima? Avvocato Milo. Buongiorno, Mutolo. Io buongiorno. Le farò domande abbastanza secche. Pregherei di essere sintetico perché sono solo delle precisazioni. Allora, innanzitutto, lei è già stato sentito dal Tribunale di Palermo, sezione quarta penale, nel processo a carico del generale Mori e del colonnello Binu sullo stesso argomento che ha riferito oggi, cioè i colloqui sentiti durante le pause degli interrogatori fatti col dottor Borsellino? Guardi, avvocato, se io mi dovessi ricordare di tutti gli interrogatori, di tutti i testimonianzi che ho fatto, dovrei camminare, per come camminate voi, avvocate, con il computer e con la valigetta. Siccome io non ho niente, io le posso dire, non mi ricordo, se mi deve contestare qualche cosa me la contesta. Basta così, Mutolo, quindi non lo ricorda. D'altronde lo possiamo dare come dato certo perché il pubblico ministero già ha citato. Il verbale tra l'altro è prodotto dalla Corte d'Assise. E quindi possiamo andare avanti. Lei ha mai sentito parlare del generale Subranni? Sì. Ne ha mai sentito parlare come di persona collusa con Cosa Nostra? Guardi, io le posso dire questo, che logicamente Subrani adesso è un generale, se non sbaglio, esatto. E il generale Subrani fu quello che fece il primo verbale dell'omicidio impastato. Guardi, io le ho fatto una domanda, ne ha mai sentito parlare come di persona collusa con Cosa Nostra? No, ma infatti non ne ho parlato mai io, però se lei mi chiede di una persona, ora io mi ricordo qualche cosa, è giusto che gliela dico, però io non ho parlato mai del generale Subrani, però le dico che il generale Subrani è stato quello
che ha fatto le indagini dell'omicidio impastato, in cui ha detto che era saltato col treno, insomma, invece dopo si è saputo che hanno condannato a Gaetano Badalamenti. Sì, la mia domanda però era diversa. Io gli ho chiesto se ha mai sentito parlare del generale Subranni come di persona collusa con Cosa Nostra, sì o no? No, no. Ha già precisato alle domande del PM che è stato interrogato 3 volte, se non erro, dal dottor Borsellino, ed ha dichiarato che il 1 luglio ha fatto al dottor Borsellino, in via confidenziale e fuori verbale, i nomi del dottor Signorino e del dottor Contrada. Io le devo contestare che nel verbale reso a Caltanissette il 14.499, pagina 13, il pubblico ministero le chiede: lei fece al dottor Borsellino i nomi di queste persone delle istituzioni, e quali nome fece, se glieli fece? Lei risponde: no, guardi, io non ne ho fatto nominativi al dottor Borsellino, ho fatto soltanto, diciamo, che volevo parlare di personaggi importantissimi. Io non è che ci ho detto subito voglio parlare di Tizio, di Caio e di Semproni. Allora, limitiamoci qui a prendere atto la contestazione, perché poi gliel'abbiamo fatta la domanda, lui ha risposto sui nomi, sui momenti, eccetera, quindi credo che non sia necessario, è giusto che lei registri la contestazione, ma possiamo fermarci qui. Andiamo. Per quali ragioni fece al dottor Borsellino i nomi del dottor Signorino e del dottor Contrada? Ma è semplice la domanda. Io purtroppo ho messo in rischio tutta la mia famiglia, la mia vita, logicamente per uno scopo, di quella di lottare alla mafia. Logicamente io non è che ho parlato di due persone, di due galantuomini, di due lavoratori. Cioè, lei mi può fare 100.000, mi diciamo, contestazioni, ma le mie contestazioni sono sempre inerenti o a mafiosi o comunque personaggi che erano collusi con la mafia. Mi dispiace, per come ho detto, che il dottore Bustellino si è suicidato, e se io sapevo questo nemmeno lo nominavo, ma logicamente l'ho nominato perché lui perché si è suicidato? E se la ponga lei questa domanda. Vabbè, non deve fare domande lei di questo tipo. Avvocato Miglio, andiamo avanti con le domande. Sì, quale fu la reazione del dottor Borsellino quando lei fece il nome dei dottori Signorino e Contrada? Mi hanno detto, ma logicamente quando io facevo nominative erano stupore, erano... Va bene. Preoccupazione, insomma, io non è che potevo essere dentro il cuore o la mente di questa persona. Queste persone, la gente, io quando che ci facevo un nome importante, rimanevano maravigliati, rimanevano preoccupati, non so come lo devo dire. Quando io per la prima volta ho nominato a Carnevale, lei sa che è Carnevale, esatto? Sì. Ma logicamente non è che l'ho dichiarato perché io ho qualche cosa contro Carnevale, ho detto ai giudici: prendete queste sentenze, queste sentenze, queste sentenze. E per come io di Signorino o di Contrada portavo delle cose ben specifiche, cioè diverso è, insomma, se uno ora a distanza che di 20 anni magari mi fa una domanda, io non posso essere preciso per come ero preciso 23 anni fa. Va bene, ma mi va bene così, vado avanti. Lei ha già riferito che in occasione di qualche incontro dopo la morte del dottor Falcone, prima di incontrare il dottor Borsellino, ha parlato con il dottore Vigna ed altri magistrati. Le chiedo, a questi magistrati, a questi soggetti, lei prima di fare i nomi al dottor Borsellino, di incominciare i colloqui col dottor Borsellino, quegli altri soggetti, parlò di soggetti vicino a Cosa Nostra, parlò di vicende di Cosa Nostra? Guardi, io volevo parlare con i giudici di Palermo, e logicamente dicendoci che avevo cose importanti, ma logicamente il dottore Pigno oppure il dottor Di Gennaro non è che erano persone, diciamo, così qualunque, erano personaggi che avevano un lavoro ben specifico a quel periodo. Ora magari hanno che è morto, che è politico, che è presidente dell'industria, ma allora noi parliamo di allora, del 1992, del 1991,
queste sono persone che stanno lottando, non difendendo i mafiosi, stanno lottando ai mafiosi. Va bene. Allora, lei ha riferito che il dottor Borsellino parlò della dissociazione con... le sue testuali parole sono queste. De Gennaro, Gratteri, erano questi con cui parlava, e Di Petrillo. Erano questi i paperoni, ha detto. E poi chiedo conferma di questo. Se ho ben capito, rispondendo alle domande del PM, lei ha origliato questo discorso, cioè l'ha sentito da lontano, è corretto? Infatti io non è che mi mettevo dietro la porta a origliare, loro parlavano tranquillamente, io ero seduto completamente nella stanza accanto, non erano stanze completamente chiuse, erano stanze con i separati, insomma, a un certo livello, quindi la voce, il rumore si sentivano molto bene. Va bene. Lei ricorda se... Quindi questo anche per precisarlo, perché visto che non tutti conoscono i luoghi, quindi c'erano delle pareti di vetro, spieghi un po' meglio, dei vetri che separavano, come erano organizzati questi, come erano divisi questi ambienti? C'erano le porte, tipo sgabuzzini, e c'erano, non lo so... Arrivava il tetto fino a due metri e mezzo, quindi non è che erano stanzette chiuse proprio in via Carlofeo. Diverso era quando eravamo, diciamo, in via Piscilla e c'erano le stanzette chiuse. Del tutto chiuse, va bene, andiamo avanti. Allora le chiedo, in quell'occasione che ha riferito, questa qua di cui ho parlato oggi, ricorda se si discusse dell'iniziativa di Pippo Calò? Di un'iniziativa di Pippo Calò, cosa si dicesse in merito ad un'iniziativa di Pippo Calò? Pippo Calò, come altri personaggi della mafia, hanno avuto sempre un ruolo, diciamo, dialettico diverso di altri mafiosi, ma io ricordo in quel periodo si parlava anche che Pippo Calò era uno di quelli provatori che volevano portare avanti questi discorsi, ma ce n'erano altri che addirittura gli avevano chiesto l'autorizzazione per potersi muovere all'interno dei carceri per poter parlare. Sì. Quindi ricorda se Pippo Calò si volesse proporre come promotore o come delegato per portare avanti queste istanze relative alla dissociazione? Guarda, io per fare il nome di Pippo Calò vuol dire che l'avevo sentito, perché non è che io nomino tutti i mafiosi che sono in galera, io non è che dico Totorrina, per esempio faccio il nome di Totorrina perché vuole parlare. Totorrina aveva un ruolo quando era fuori, quando era dentro c'erano persone che erano dentro e che avevano, speravano in queste cose che loro volevano fare. E allora io le ricordo che il giorno 5 novembre 2009 lei ha dichiarato, in particolare ricordo che si discusse del fatto che Pippo Calò dal carcere, nella qualità di portavoce dei capi mandamento che erano detenuti, portò avanti tali argomentazioni sulla dissociazione, alle quali si aggregarono anche i comorristi, ancor più compiutamente nel processo a carico del generale Mori e del colonnello Binu, pagina 34 della trascrizione. Ha detto, no, Pippo Calò, io non lo so che cosa ha detto. Io ho detto nelle mie dichiarazioni precedenti che io ho sentito dire, che io ho sentito che era Pippo Calò quello il promotore che voleva essere delegato, non so da chi, dai giudici, non so da chi, di poter girare nelle carceri per parlare con altri capi mandamento, perché era una cosa che prendeva tutta la mafia, voleva essere delegato lui. A che titolo era questa informazione? Non lo so, però io ho sentito che il proposto era Calò. E potrei andare avanti, ma allora Muto, ascoltando queste dichiarazioni che lei ha reso a suo tempo, le ricorda? Beh, io mi ricordo che queste dichiarazioni le ho fatte e mi ricordo perfettamente il perché io avevo sentito, ma non solo Pippo Calò, insomma, per come è scritto là, insomma, non è, cioè Pippo Calò era uno di quelle persone, perché c'erano diverse persone, perché non è che poteva ora uno dal carcere di Famignana poteva andare
a Saluzzo oppure a Milano o a Torino, c'erano diverse persone che erano predisposti a poter parlare con altri detenuti, perché era arrivato, diciamo, questa benedetta, diciamo, novità che fra di loro, che loro pensando, lo sto dicendo io questo, loro pensando che lo Stato accettava, perché avevano avuto senz'altro dei segnali, altrimenti non si esponevano a un certo tipo di esposizione, va bene, loro pensavano che potevano fare questi accordi, ma non era solo Pippo Calò, c'erano anche altri personaggi. Lei ricorda se il dottor Borsellino in quell'occasione mostrò di essere già a conoscenza di questi discorsi sulla dissociazione, cioè di averli comunque percepiti prima, oppure se ne parlò per la prima volta con i funzionari della DIA? A me non è che mi hanno dato l'esclusiva per io poter dare un'interpretazione del genere. Io capisco che per io sentire questi discorsi vuol dire che ne avevano parlato altri personaggi, però io non ero tenuto, io non è che ero diretto che io parlavo con il dottore Borsellino per queste cose, a me queste cose non mi interessavano, erano cose che io percepivo, che capivo, che sentivo quando altre persone parlavano. Però io capivo che si trattava di questo. Sì, perché il 5 novembre 2009 lei dichiara, pagina 2, posso affermare con certezza che il dottor Borsellino, per quello che ho percepito, era a conoscenza di tali fatti, che dunque non apprese per la prima volta in quell'occasione. Vado avanti. Che cosa ho detto? Sì. Io non è che posso dire che quella era la prima volta. Io, semmai, era la prima volta che sentivo queste cose. Ma il dottore Borsellino, io non lo so da quanto tempo aveva questo sentore. Sì. Io non è che posso fare io delle valutazioni su cose che io nemmeno posso pensare, perché non mi compatevano. Va bene, grazie. Io le rifaccio la domanda alla luce della contestazione che l'ha fatto il pubblico ministero. A chi si riferiva il dottor Borsellino quando diceva questi sono pazzi? Lei, il PM le ha contestato una dichiarazione del pubblico ministero, un verbale di interrogatorio, nel quale lei ha detto che si riferiva a chi voleva accettare questa ipotesi di dissociazione. Sì, avvocato Mino, però siccome abbiamo sviscerato abbondantemente... Sì, allora vado alla contestazione. Va bene, signor Presidente. Allora, io le devo contestare il verbale sempre del processo Mori-Obinu, pagina 17. Il pubblico ministero dice... Signor Mutolo, non le ho chiesto con chi parlasse il dottor Borsellino quando si riferiva al fatto che questi erano pazzi o matti. Io le ho chiesto se lei ha potuto, ascoltando le parole del dottor Borsellino, capire a chi si riferisse. Cioè, il dottor Borsellino diceva questi sono pazzi, ma chi erano pazzi? Lei risponde, erano pazzi mafiosi che volevano fare questo accordo. Cioè che volevano questi patti che avevano impiantato, almeno io non so come li avevano impiantati, ma il riferimento era questo. Perché dopo, io ascoltando altre cose, ho capito che il riferimento erano i mafiosi e i camorristi. E allora? C'è un'integrazione alla contestazione. Prego. Lo stesso verbale. Sì, l'è stato contestato tre righe dopo. Ma però la risposta. Quello che ho detto io, che devo dire? No, per me, l'interpretazione mia, prima di rispondere, per le persone che proponevano Mutolo. Queste cose potevano essere. Io non dico che la contestazione non sia perfettamente rituale e corretta, dico, credo che il Presidente possa autorizzarmi ad integrarla, nel senso che siccome già in quella sede, a quella risposta che ha letto il difensore, il pubblico ministero leggeva e contestava le dichiarazioni precedentemente rese alla procura di Caltanissetta il 5 novembre 2009, che non rileggo, il Mutolo rispondeva no, io le confermo queste. Infatti io quando dico che dopo ho saputo che c'era Pippo Calò che voleva diventare o era, cioè io non è che ascoltavo con interesse proprio il portavoce di questi capi mandamenti che c'erano in galera, io mi riferivo a questo, io forse mi sono espresso male, però il dottor Borsellino, non parlando direttamente con me, erano sempre discorsi che io magari ascoltavo
perché il signor dottor Presidente, però no, no, mi scusi, finisco, sto finendo. La contestazione mia è stata chiara, avvocato Emilio, però effettivamente siccome la corte ovviamente non conosce questi interrogatori e non conosciamo anche, voi estrapolato delle frasi e noi non conosciamo neppure l'ordine, lei ha fatto riferimento a una contestazione che aveva fatto precedente il pubblico ministero, la corte non sa se quella contestazione si riferisce a un passo antecedente o successivo rispetto a quello che ha letto lei, quindi è corretto per la più ampia conoscenza. Poi le valutazioni ognuno le farà, voi per quello che vi riguarda e noi per quello che ci riguarda, però una conoscenza più ampia e più completa è necessaria. Vada avanti, pubblico ministero. Sì. Allora, il dottor Borsellino, non parlando direttamente con me, erano sempre discorsi che io magari ascoltavo, perché il dottor Borsellino non è che parlava di queste cose con me, parlava con altri personaggi, io ascoltavo e capivo il discorso qual era. Il discorso era quello che il dottor Borsellino era disgustato, era arrabbiato, era incazzato, perché logicamente i mafiosi avevano l'interesse di fare queste cose, però c'erano persone delle istituzioni magari che avevano fatto intravedere qualche cosa che si poteva fare. Ecco perché lui era contrariato, perché logicamente lui non voleva l'idea, lui di queste cose non ne voleva sentire proprio, era disgustato. Quando dico che è disgustato intendo dire che era contrariato e tutto. Era disgustato nei confronti di chi? Mutolo, di personaggi, diciamo, che lui sapeva magari che dello Stato, che c'era qualcuno che si stava interessando. Chiedo scusa, pubblico ministero, perché non ho seguito che pagine erano queste cose che ha letto lei. Esattamente a seguire della contestazione che ritualmente e correttamente ha fatto lei, cioè pagine 18 e 19. E seguenti, grazie. Per la quale ci possiamo fermare, diamo atto della lettura completa, ma già su questo Mutolo ha ampiamente risposto prima, quindi non credo sia necessario porre altre domande. Lo ha già evidenziato il pubblico ministero, lei ha affermato che il dottor Borsellino era disgustato e fortemente contrariato. Posto questo, io le chiedo, lei ha mai avuto notizia di una proposta proveniente dall'onorevole Violante per emanare una legge che favorisse la dissociazione degli appartenenti a mafia, camorra e 'ndrangheta? Ho capito quest'ultima domanda, scusi. Le dico, se lei ha mai avuto notizia di una proposta di legge dell'onorevole Violante per emanare appunto una legge che favorisse proprio la dissociazione di appartenenti a mafia, camorra e 'ndrangheta. Io no, no, però io le posso dire, avvocato, che cioè attraverso io ci sono tantissimi avvocati e pubblichi ministeri che mi fanno delle domande. Guarda, a me non mi interessa, a me interessa se lei ha avuto notizia. No, 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 lei deve dirci se si è sentito parlare di questa iniziativa legislativa, sì o no. Stazione di come io rispondo in un verbale, io non è che mi posso ricordare 100 verbali di come mi si pone la domanda. Allora, e come Mutolo, mi ascolti e cerchi di essere più sintetico. In questo momento lei ricorda di aver sentito parlare di un'iniziativa legislativa dell'onorevole Violante a proposito della dissociazione, sì o no? Ma guardi, io penso che qualche cosa io che l'ho sentito dire, ma principalmente non da Violante ma da Berlusconi, insomma, che ci sono stati alcuni onorevoli, alcuni magistrati, che alcuni personaggi che hanno fatto queste proposte, però io non è che posso essere ora mi non posso ricordo ricordare altro. Si fermi qui, vediamo se il difensore le deve fare qualche contestazione o altro. No, produrremo i documenti. Lei ha mai sentito parlare in quel periodo della proposta proveniente dai PM di Palermo e segnatamente dal dottor Scarpinato? Avvocato Mille, non vorrei che si innesti di nuovo la polemica su questa interpretazione e su quel resoconto. No, un minuto. Facciamo però la domanda, sì, senza attribuire però al dottor Scarpinato le cose che sono ancora tutte da valutare e che sono state già contestate dal pubblico ministero con un'interpretazione. Poi quale sia quella giusta la vedremo. No, ma io infatti c'è il documento, Presidente, esatto. C'è un documento che il pubblico ministero ha prodotto e che dimostra che sono assolutamente sbagliati. E non abbiamo bisogno quindi di entrare in questo. Allora, quindi lei si fermi qui alla domanda, non attribuendo quello che avrebbe detto il dottore Scarpinato. Quindi iniziative della Procura della Repubblica o in particolare il dottor Scarpinato a proposito della dissociazione. Ne ha mai sentito parlare, Mutolo, sì o no? Non mi ricordo. Non si ricorda. Avvocato mio.
non era, signor Presidente, se posso specificare per il suo ricordo, era proprio, era a proposito della dissociazione, ma si parlava, questa iniziativa, diciamola così impersonale, parlava di estendere ai mafiosi pentiti o dissociati i benefici per i terroristi pentiti. Allora, se non ha sentito parlare, se non ricorda di iniziative provenienti dalla Procura di Palermo, è inutile fare altre domande. Prendiamo atto della risposta. Ma non capisco proprio la domanda che significato ha. Cioè io non Mutolo, posso capire lei. Mutolo deve rispondere alle domande che sono ammesse. In questo momento non deve rispondere ad altro. Avvocato Emilio, vada avanti con le domande. Sì. Allora, lei rispondendo alle domande del pubblico ministero, se ho ben capito, ha detto che da riferimenti fatti dai funzionari della DIA, da questi interlocutori, si capiva che si parlava di carabinieri e del generale Mori. Io le chiedo innanzitutto, questi riferimenti venivano fatti in maniera negativa? Oppure si diceva che il colonnello Mori stava facendo il suo lavoro? Ognuno aveva la sua angolazione da rispettare. Io penso che la DIA è nata, se lei non lo so, che glielo spiego io. Allora, no, io voglio spiegare lei, deve rispondere alla domanda. Consenso, l'ho già invitata ad evitare polemiche con i difensori, quindi lei si limiti a rispondere. Quindi però si limita a rispondere. Presidente, un attimo solo, mi pare che anche in esito alle domande opportunamente di specificazione fatte dal Presidente della Corte, abbia specificato nel corso dell'esame che i riferimenti che ha personalmente sentito erano casomai a ufficiali dei carabinieri e che il nominativo del colonnello Mori era una delusione. Pubblico Ministero, la domanda che adesso sta facendo il difensore ha una sfaccettatura leggermente diversa e solo in questi termini la pongo. Ad ulteriore chiarimento, in sostanza l'avvocato Emilio le chiede, lei ha percepito che ci fosse una critica, diciamo così, da parte degli esponenti della DIA, da cui lei ha ascoltato quelle frasi che ci ha detto, nei confronti dei carabinieri o no? Guardi, questa è una valutazione che posso fare io, perché lei, se lei vede anche quell'andaccio che c'era dentro la DIA, tra il professor Allarchi e perché noi avevamo anche i carabinieri dentro la DIA, avevamo al colonnello Di Petrillo, chiamato Baffo di Ferro, che aveva con Della Chiesa sconfitto i terroristi, che era un carabiniere. Però io ora non è che posso dire potevo essere io nei loro pensieri. Certamente i carabinieri stavano facendo una cosa che secondo me non gradiva bene alla DIA, anche perché c'erano cose, per esempio io mi sono trovato ad essere garante di un certo Ilardo, di Gino Ilardo, che questo io lo conoscevo fin dal 1983. Scusi, ma quello viene nel 95, ma cosa c'è? Avvocato Emilio, faccia completare, chiariamo per comprendere tutti noi cosa c'entra questo riferimento a Ilardo. Che significa lei si è fatto garante di un certo Ilardo? E quindi quando questo Ilardi doveva uscire perché volevo fare il collaboratore, Di Gennaro è venuto da me a dire: lo conosce a questi Ilardi? Io ci ho detto certo che lo conosco, è una persona seria, è una persona corretta. Noi già ne parlavamo nell'83 che eravamo contro a questo comportamento dei signori corleonesi che stavano uccidendo a delle persone semplicemente perché non le gradivano, non perché avevano fatto qualche cosa. Io le posso assicurare che è una persona seria, che se dice una cosa la fa, e che sai, dice, non si vuole pentire, vuole fare il collaboratore, cioè che vuole portare delle notizie. Vabbè, dopo io ho sentito dopo qualche anno che a questo Ilardo l'hanno ucciso, e si va bene, e questo aveva portato i carabinieri
Ora no, un attimo. Adesso lei, perché se, Mutolo, un attimo, se lei adesso sta a riferimento fatti di sua diretta conoscenza, andiamo avanti. Se lei riferisce cose che ha preso, che ha preso dai giornali, non ci interessa. Sono cose che ha preso dai giornali o ci sta riferendo delle cose dirette? Dico queste successive. Queste sono cose che io mi sono, signor Presidente, io sono cose queste che io mi sono fatto garante. No, con il dottor Di Gennaro. Lei adesso è arrivato, Mutolo, mi ascolti, lei adesso è arrivato al momento successivo, ci stava parlando del momento in cui fu ucciso Ilardo. Di questa uccisione lei ha conoscenze di fatti per sua diretta conoscenza? Ci sta riprendendo fatti di sua diretta conoscenza? No, oppure no, logicamente sono cose che io leggo attraverso sui giornali. La stampa, allora si fermi qui perché non è necessario andare avanti. Si fermi, avvocato Milio, vada avanti con le sue domande. Sì, no, le volevo ricordare solo che a pagina 26 alla fine dice, a proposito della domanda che ho fatto, dice: il riferimento che si faceva al colonnello Mori non è che si faceva in maniera, diciamo, cattiva, si faceva in maniera che purtroppo lui stava facendo il suo lavoro. E prendiamo atto della contestazione, lui ha dato la risposta già su questo precedentemente, vada avanti. Sì, signor Presidente. Lei quindi, se ho ben capito, mi conferma che il nome del generale Mori in quelle occasioni non venne espressamente mai fatto? Vada avanti, avvocato Mino, non chiediamo di nuovo perché altrimenti dobbiamo ripetere tutto il discorso, ma è stato chiaro su quello. Gli abbiamo fatto parecchie domande su questo punto. Va bene. Allora, lei ha anche riferito che era individuabile dei riferimenti dei funzionari di io. Le chiedo, allora possiamo dire che il colonnello Mori agiva, per così dire, alla luce del sole? Questa è una valutazione, avvocato Milio, non gliela possiamo, non è una domanda che possiamo porre al Mutolo. Sì, se allora se ho ben capito dalle sue risposte alle domande del PM ed anche dalla contestazione che poco fa le ha fatto il PM, ora che le prendo, la circostanza che Mori faceva la spola tra Roma e Palermo asseritamente per trattare con Cosa Nostra era nota anche ai funzionari della DIA? No, questo asseritamente per trattare con Cosa Nostra, per la verità, stiamo andando un poco oltre perché non l'abbiamo ascoltato. E il pubblico ministero, signor Presidente, ha contestato il verbale del 2010 nel quale si diceva: dai riferimenti fatti dai funzionari della DIA, di cui non ricordo i nomi, scendeva spesso a Palermo e aveva contatti all'interno di Cosa Nostra per trattare. Questo è il verbale che gli ha contestato prima il pubblico ministero. E a questo Mutolo ha dato la sua risposta. Sì. Quindi o gli facciamo un'altra domanda, un approfondimento, altrimenti ripetere di nuovo questo discorso. Quindi era nota anche ai funzionari della DIA? Quei funzionari che facevano... Faccia la domanda precisa, sì, perché anche noi la vogliamo comprendere. Era nota anche ai funzionari della DIA, quei funzionari, quella cerchia di funzionari che sono risultati dalla sua deposizione, che lo accompagnavano, che erano in quelle occasioni, di Petrillo, Gratteri. Allora, ripetiamo questo discorso così lo chiariamo. Mutolo, lei ha ascoltato questi esponenti della DIA parlare di questi viaggi a Palermo. Ricorda se questi funzionari della DIA abbiano parlato dello scopo e quale fosse lo scopo di questi viaggi del colonnello Mori? Presidente, io le posso dire questo, che in quel periodo siamo in un periodo molto, diciamo, turbolento, va bene? Io abito con la DIA, sono una persona che sto vicino alla DIA e la DIA è l'unico organo predisposto a combattere la mafia. Io mi ricordo che quando uscivo con alcuni ragazzi e li sentivo parlare, là c'è una macchina, allora io capivo, non è che me lo dicevano a me, perché me lo dovevano dire a me, io capivo che quella macchina non era dai mafiosi. E questo lo ha detto e l'abbiamo ascoltato, sui motivi dei viaggi del generale Mori, sui motivi dei viaggi del colonnello Mori, cosa ci può dire? Cerchi di essere anche qui più preciso. Ma io l'ho detto, poi guardi, io col colonnello Mori io ci sono andato fino a Dai Rossi
a parlare con l'avvocato di Cangemi, con Cangemi e con mezza procura per fare collaborare a Cangemi. Mi sono spiegato, io ero una persona che ero votato per fare collaborare alle persone, esatto. Quindi io, ma però io le devo dire ora con tutta tranquillità che si sapeva in giro che il Rossi, ora io non è che voglio dire, cioè il colonnello Mori era la persona che era più conosciuta, insomma se passava dell'aeroporto oppure da qualche altra parte lo conoscevano, insomma non è. Più di una volta io sentivo, sì, è sceso a Palermo, ora io non so se scendeva a Palermo per parlare con per prendersi il sole o parlare con qualche persona perché c'erano impiattate queste cose. Logicamente il riferimento a me mi sembra più logico, ma con i fatti che sono avvenuti dopo, perché questi discorsi perché non sono usciti nel 92-93 e sono usciti nel 2010, nel 2014? Perché ora ci sono le idee più chiare, insomma. Cioè, che cosa posso dire io? Devo ripetere sempre che l'ho detto. No, no, non ripeta più, si fermi qui, vediamo se l'avvocato Milo ha altre domande su questa questione. E allora, in riferimento alla sua risposta, alle sue valutazioni, le devo contestare che al processo a carico del generale del colonnello Obinu, pagina 27-28, il PM aveva contestato esattamente la stessa frase. Leggo, PM, il colonnello Mori si diceva che scendeva a Palermo per trattare e il dottor Borsellino era contrario. Questa contrarietà è un suo giudizio, una sua ipotesi, eccetera. E lei risponde, no, il mio riferimento non è che il dottor Borsellino quando parla si fa riferimento al colonnello Mori. Questa è una cosa che non c'entra niente. Il dottor Borsellino non so da quale fonte, da quale pregiudizio, da quale cosa sapeva che c'era questa trattativa, che ci poteva essere questa trattativa, che c'erano persone interessate ed era disgustato. Il riferimento era non solo ai mafiosi ma pure a quelle persone che stavano intavolando, però non è che specificamente si parlava del colonnello Mori o di un'altra persona, si parlava che i mafiosi avevano trovato interlocutori, non so chi potevano essere, va bene. Non c'è contrasto, Presidente. Anche questo, vediamo se ci sono, se vuole aggiungere qualche cosa, Mutolo su questo, anche se mi pare che abbia già ampiamente risposto. Su questo. Posso andare avanti, signor Presidente? Vada avanti, prego. Allora, Presidente, io che cosa devo, cioè se a me mi si fa una domanda specifica io rispondo, ma tutte queste letture così, va bene che una volta mi si vengono fatti di una maniera, dopo di un'altra maniera, io come posso rispondere? Io confermo. No, lei ha già risposto e quindi ha già detto qual è la sua, dare una mia valutazione, il suo ricordo di oggi. La faccio ora nel 2014, non nel 92-93. Io le posso dire nel 92-93 quello che bolliva in pentola, e in pentola bolliva che c'erano personaggi dello Stato. Ora io non so se era Obimo, se era Mori, se era Orlando, io non lo so, c'erano personaggi che hanno cercato di fare delle trattative con la mafia, c'erano altre persone che non volevano, va bene, tra cui il dottor Borsellino, e per questo secondo me. Vabbè, il secondo me lo lasci da parte, il secondo me perché non ci interessa. Avvocato Emilio, faccia altre domande. Allora, signor Mutolo, signor Mutolo, allora, alla luce del fatto che i funzionari della DIA ne erano a conoscenza, ma hanno omesso di riferire alla magistratura, no, un fatto di tale gravità, anche questa per è una valutazione anni. Che non possiamo chiedere a Mutolo. Certo. Poi la farà lei al momento giusto. Senta, Mutolo, le ultime domande, signor Presidente. Nel 2010, quando lei ha riferito ai PM di Caltanissetta questa vicenda, lei era a conoscenza che vi era un processo in corso nei confronti del generale Mori e del colonnello Obinu? Vedo di sì, se c'era, io ora ripeto, io non è che mi posso ricordare di tutti i processi, ma comunque se c'era un processo sicuramente io lo sapevo. Sì, se la televisione ne aveva parlato, sicuramente io ascolto la televisione, non è che io spengo la televisione e mi vedo soltanto Paperino, io mi vedo, insomma. Va bene così, avvocato Mirio. Confermo che al PM ha detto che mi è noto che il generale Mori è attualmente sotto processo. Le ultime domande proprio.
Lei ha rilasciato un'intervista alla trasmissione radiofonica di Radio 24 La Zanzara nel novembre scorso. Sente più? Mi sente? Sì, sì, la sento, ma non la sento bene, la sento. Non ho, sì, ho lasciato, ma io ho lasciato un sacco di dichiarazioni ai vari trasmissioni, insomma. Sì. Non soltanto alla Zanzara. Io le chiedo, in quell'occasione ha affermato che il Presidente della Repubblica voleva coprire qualcosa e voleva nascondere la verità? Presidente, ma c'è opposizione sotto il vorrei profilo capire della... la pertinenza. Io vi posso esprimere. Aspetti, muto, aspetti. Io ho detto alla Zanzara che ha 4 anni, 5 anni, che io ho fatto delle dichiarazioni in cui ho chiamato in causa anche il Presidente della Repubblica con il giornalista Viviani, che sicuramente avrà la registrazione. No, aspetti, in cui io dico, aspetti, mutolo, perché altrimenti mi andare avanti, chiarisca un po'. Lei ha fatto dichiarazioni alla stampa o dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria? No, alla stampa. Cioè alla stampa, quindi su responsabilità che non ci sono. No. Si fermi qui, allora, mutolo. Io non mi ricordo se l'ho fatto pure ai magistrati, ma sicuramente anche a qualche magistrato io l'ho fatto, sicuramente. Però, e cioè che cosa ha detto? Io non mi ricordo. In cui io dico questo, io mi sono provato nel 1993 a parlare 10 ore e mezzo con il presidente Violanti, che era presidente dell'antimafia, insomma. E allora ho portato come base principale alla lotta alla mafia il sequestro dei beni dei mafiosi. E i mafiosi non ci interessavano 30 anni, ci interessava intanto di togliere i beni. Dopo 15 anni, che dopo finalmente dopo 8 anni hanno messo questa legge del sequestro dei beni, io faccio un'altra dichiarazione alla stampa, ai giornali, ai magistrati, ma in diverse trasmissioni, e in cui chiamo in causa il Presidente della Repubblica e dico, signor Presidente, faccia sua questa domanda. Ma abbiamo capito il senso, quindi si fermi qui perché non è necessario andare avanti. Si fermi, mutolo, ascolti le prossime domande dell'Avvocato Emilio. Avvocato Emilio. Sì, lei ha dichiarato, testuali parole, Napolitano detto con grande rispetto si è voluto immischiare nei processi, vuole coprire questo non qualcosa. È pertinente, non è necessario, non possiamo ammettere questa domanda. Ma è stata chiesta la testimonianza del Presidente della Repubblica, credo che... Ma non su questa questione, non sul parere di Mutolo. Su tutt'altro tema. Però... E quindi una valutazione di questo genere fatta da Mutolo evidentemente non è pertinente in questo processo. E allora... Ha già riferito in merito al fatto che la sua attendibilità è stata messa in dubbio da alcuni giudici che l'hanno giudicata, quindi non ci ritorno. Lei ha mai accusato il dottor Giuseppe Ayala, definendolo persona ambigua, assuntore di droga ed insinuando che avesse voluto fare un favore processuale a Giuseppe Giacomo Gambino? Anche qua, se il Presidente mi lascia parlare 2 minuti, io mi spiego, altrimenti ci dico sì e va bene. Rispondi. Io nel 1986 mi trovavo a Luciardone, conoscevo bene il dottor Signorino e il dottor Ayala, che erano i PM del massiprocesso, mandai a dire io a Gambino e a Rina che io potevo intercedere questo Signorino, non è tanto male insomma per Ayala. E mi hanno detto no, ci pensiamo noi. Dopo io ho avuto modo di constatare che mentre c'è stato il massiprocesso a me il dottor Ayala mi ha sparato 25 anni, al mio capomandamento 10 anni, ma questo lasciamo andare. Quando io ho collaborato, andiamo a nocciolo di questo discorso, io non è che non mi ricordo di Ayala, io mi ricordo di Ayala, però siccome io lo vedo in influenze, perché ormai non era più nella magistratura ma era come un politico, se lei guarda le date, quindi io non lo chiamo, però le dico al dottor Natoli, non so se il dottor Natoli ancora si ricorda meno, ci ho detto guardi, io non lo tocco a dottor Ayala perché ormai
non c'è più che fa i magistrati, altrimenti ce ne sarebbe anche per lui, va bene? Il dottor Natoli, dopo 15-20 giorni, perché io ci dico, come mai a me mi dà 25 anni e al mio capomandamento 10 anni? Il dottor Natoli mi dà la risposta dopo 15-20 giorni e mi dice, sai Gaspare, dice, il dottor Ayala mi ha detto che aveva scambiato, perché effettivamente c'erano due gambine, c'era un certo gambino Ucuvato, uno della Guadagna, che fu impiegato dopo nell'omicidio di Marchese Pietro, e questo Giacomo Gambino. Quindi il dottor Ayala sapeva che io sapevo di lui quello che lui era, ma comunque non è che mi interessava, perché non era più in magistratura. È successo questo, che io un giorno, mentre guardo il computer, vedo una giornalista che vuole parlare con col dottor Ayala, in cui insomma c'è il discorso della borsa, della valiglia del dottore Borsellino che era mancata, le quattro deposizioni, 5, 2, 3, quello che fa di veste un dell'altro, e questa giornalista insiste dicendoci al dottor Ayala, ma guardi dottor Ayala, se il fratello Salvatore diciamo insiste per questa cosa, è perché lui sta cercando la verità, una verità che tanti ci sono le cose confuse, lei ha fatto quattro dichiarazioni, una di testa dell'altra, e lui tranquillamente ci dice anche Abele aveva un fratello. Quindi io mi è venuto un brivido, ho detto ma scusi, ma questa persona allora prende un fratello che cerca di scoprire la verità a un altro fratello che tragicamente salta in aria con quattro persone. Va bene, mutolo. Credo che si può fermare qui. Si può fermare qui, abbiamo capito. Sì, avvocato Mini. Conclusivamente le chiedo, lei ha accusato il dottor Ayala. E questo ha già risposto, ha già dato le sue, diciamo, tra virgolette, spiegazioni. Persona ambigua e assuntore di cocaina. L'ho già detto, l'avvocato ha già grazie. Risposto, quindi non è necessario. Allora, avvocato Russo. Sì, grazie Presidente. Solo un chiarimento, signor Mutolo. Senta, nella discussione in cui ha sentito parlare della dissociazione, ha sentito parlare anche del 41 bis? Avvocatessa, guardi, quando noi parliamo delle trattative, di questo interessamento che hanno i mafiosi verso gli organi dello Stato, ora io non voglio dire i carabinieri, la polizia, i politici, guarda tutto quello che concerne, diciamo, il mondo, diciamo, dei mafiosi, principalmente il 41 bis. Forse la cosa più importante erano il sequestro dei beni, ma subito dopo il sequestro dei beni viene il 41 bis, perché io lo so, i discorsi che ci sono stati, le dichiarazioni che ho fatto fin dal 94 con i magistrati del 41 bis, quindi logicamente entravano anche principalmente il 41 bis che lo volevano togliere, ma tante cose insomma che... Va bene, si fermi diciamo, Mutolo. Sì, grazie. Si fermi Mutolo, ascolti se ci sono altre domande. No, era un chiarimento, perché poc'anzi era stato detto incidentalmente, quindi volevo semplicemente che me lo precisasse. Nessun'altra domanda, grazie. Chiedo scusa, signor Presidente, avevo dimenticato una domanda. Prego, avvocato Mini. Signor Mutolo, ma lei come mai sta parlando solo ora di questo riferimento al 41 bis e non ne ha parlato né ai magistrati della procura di Caltanissetta, né ai verbali depositati, né al processo Mori? Allora, la domanda è, ne ha parlato non precedentemente? Ho capito, la domanda. Il come mai? Non ho capito. Vediamo innanzitutto. L'avvocato Mina le sta chiedendo, diciamo, traduciamo la domanda, se di questa questione di aver sentito parlare allora anche del 41 bis nell'ambito di quelle discussioni anche sulla dissociazione, lei ne abbia già parlato con altri magistrati precedentemente, quando è stato interrogato a Caltanissetta o in altre sedi? Guardi, io ne ho parlato di questo 41 bis, sa quando? Verso il 94, che mi ha con i giornalisti a Ruotolo su Rai 3, in cui un signore politico ha detto che, ecco, dice, Mutolo ci ha dato lezione
del codice penale, in cui io dicevo che il 41 bis per certi versi non era, diciamo, una cosa umana, perché quando un bambino va a trovare il genitore, va bene, e c'è il vetro, non è una cosa umana. Sì, ma quando, la domanda dell'avvocato, diciamo, Emilio era se lei ne avesse parlato in relazione a quelle vicende del luglio del 1992. Perché? Ma guardi, sono presente, e stiamo, io ho fatto migliaia di dichiarazioni di interrogatori, quindi non lo ricorda, va bene, si fermi qui. E allora, ci sono altre domande da parte di nessuno, quindi allora anche da parte nostra, credo che non ce ne siano, quindi ci possiamo fermare qui per